Takino Hat Company, all around the Western hat. La nostra pagina normale, perché così chi magari non sa ancora che siamo in realtà in diretta sul sito può passare di là. Grazie ai mi piace che arrivano, ringrazio tutti i ragazzi che si sono già collegati, ragazzi che ho anche avvisato, quindi vi ricordo che siamo in diretta su Facebook, ma la puntata intera per vederla dovete andare sul sito ufficiale della TV, siamo in streaming, www.countrylivetv.it. Igor, buongiorno. Buongiorno. Ti ho rindondato le orecchie a sufficienza. Stavo cercando di capire come fare a vedere la puntata. Allora, devi fare su Google, così lo spiego a tutti, esatto, ragazzi, che c'è chi non c'è. Qua su in alto fai www. Perché devi rispondere. Countrylivetv.it. E sei, salutiamo Daniela che è collegata con noi in questo momento, e sei collegata, sei collegato, vedi, ti stai vedendo, quindi da lì fai accetto, ovviamente i cookie, ragazzi, con queste nuove normative della privacy non si vive più. E siamo lì, vedi che ci vedi, siamo bellissimi, c'è il numero al quale voi potete telefonare o potete mandare i vostri sms per appunto parlare con noi. Nel nostro canale ufficiale è implementata anche la chat, vi chiede il nome perché così sappiamo chi siete, mettete dentro il nome, fate invio e da lì parlate con noi, perché vogliamo davvero spostare lo streaming sul sito per un semplice motivo, perché è giusto che tutti quelli che non hanno voglia, giustamente, di iscriversi a un social, che potrebbe essere Facebook o YouTube, eccetera, hanno il diritto di guardarci lo stesso. E quindi abbiamo implementato lo streaming sul sito, perché è aperto e gratuito a tutti. Quindi su Google cercate Country Live TV e noi siamo in diretta anche lì, potete scriverci i vostri messaggi lì su. E si possono, Igor, ascoltare tutte le musiche, non vengono tagliate. Esatto, è importante anche per quello, perché come voi sapete Facebook giustamente ha dei contratti con SIAE che non sono generalizzati, per cui molti video che noi mandiamo in onda grazie ai nostri DJ che li selezionano, alle volte vengono tagliati e non si vedono. In questo modo sul nostro canale streaming noi siamo ufficialmente una web TV, la prima web TV in Italia in realtà di Country Live nel mondo, perché quando si parla di internet si parla del mondo, e quindi non abbiamo problemi, paghiamo la SIAE regolarmente, via, insomma, ecco. Fa sempre paura a me sentire queste cose. Ascolta, l'altra cosa bella che vi volevo dire è che la puntata dell'altra volta, che ha avuto un signor successo, secondo me è stata non per noi né per i brani che hanno selezionato i nostri DJ, ma per la salsiccia che hai cotto in diretta, è già sul nostro canale ufficiale YouTube, per cui, come sapete, lo streaming è come la TV, passa e va, quindi se non siete presenti nel momento in cui trasmettiamo, perdete la puntata, non è vero? Lasciatemi tempo qualche giorno, poi dopo io la monto su YouTube e la trovate lì, ovviamente, nella sezione Country Voice in the night, in the date, vabbè. Buongiorno. Ari, buongiorno. Allora, spiega perché siamo in diretta a mezzogiorno, che in realtà questa puntata sarà registrata e la manderemo in onda anche stanotte come di consueto. Sì, beh, questo è successo un fatto, si lavora ogni tanto, perciò. Sì, ogni tanto. Ma davvero? Questa sera sarò a Pordenone per fare un corso per dedicato alla cultura e chi vuole diventare un maestro di ballo, perciò un po' generalizzato. E siccome sono appunto distante da casa, non si faceva più in tempo a tornare per mezzanotte, e perciò abbiamo fatto questa puntata a mezzogiorno e andrà in differita questa notte. Non sono abituato a mezzogiorno. Perché abbiamo l'occhio da pesce lesso, in realtà è vero, cioè anch'io sono arrivata e ero un po' abbacchiata, però adesso con voi sicuramente ci svegliamo, peraltro ci svegliamo anche con le bellissime canzoni che hanno selezionato per noi i nostri grandi DJ, li vuoi dire tu? Ah sì? No, li dico io. Sì. Cioè il nostro DJ resident di casa, che è il nostro resident DJ qui a Country Road, Gianluca, che al venerdì anche lui resident DJ, che
e Loris, che anche lui questa settimana sarà qui di venerdì. Lì Vieni. c'è Daria. Vieni qui, passa di qua così Ciao, saluti. Saluta. ciao Ciao ragazzi, ciao a tutti. tutti. Tutto bene, Daria? Tutto benissimo. Sì. Allora, siccome voi sapete che c'è anche la parte culinaria in queste 2 ore di diretta con loro, oggi aspetta che gli do il mio microfono, così li ha tutte e due. Daria, ecco. Oggi che cosa preparerà per noi? Misericordia, c'è già qua. Ma tipo un paninotto, non so se sapete che cos'è. Ci si mettono dentro tante schifezze, no? Però è buono. 30 gradi all'ombra e noi mangiamo la dieta. Questa è la dieta ufficiale, c'è gente che dice mi piace, se volete venire a mangiare il panino onto. Ma c'è anche l'insalata dentro però. Sì, sì, c'è anche qualcosa volendo. Di vegetariano, pomodori, insalata, sì, volendo. Così insomma teniamo alla dieta. Tiziana, te lo faccio vegetariano, va bene? Amore, la cipolla, va là che dopo anche i peperoni. Anche i peperoni. Io ci metto anche l'aglio. Barbara, aiuto! Ecco perché Daria ultimamente sei diventata bionda. Perché gira l'aglio. Ah, ecco, è per quello, sì, infatti. Sì, infatti. No, non è l'età, Igor. Non è l'età. Scusa, Igor, scusa. Grazie, Daria, stupenda. Grazie, ciao! Ma tanto sarà ci qui con dopo. Noi. Sì, sarà sì. qui con noi. Sì. Ok, allora. Abbiamo un po' di via vai qui nel parco, avete visto anche delle persone passare prima. Perché, ma infatti è vero, perché... c'è il maneggio che sta lavorando giù, perciò ci sono esatto. le persone che vanno a cavallo e... Anche, perché non abbiamo detto che siamo al Parco Lonzina, che è uno dei parchi più belli che c'è qui sui Colli Euganei, molto grande, che consente di fare tantissime cose, giusto? Sì, almeno per questo che è il nostro, la nostra parte, quella che riusciamo a gestire di questo parco, c'è il campeggio, ci sono le griglie per chi vuole venire a farsi da mangiare, ci sono le aree picnic, c'è la fattoria didattica, ci sono un po' di animali, c'è il maneggio, c'è l'area campeggio, ci sono i punti fuoco, ci sono... dei percorsi da fare, ci sono i cinghiali, ecco. Liberi in libertà. I cinghiali è vero, perché tutte le volte che scendo alle 4 di notte mi attraversano la strada e mi dicono cosa ci fa lei qui a quest'ora, me lo chiedo anch'io. Ecco, ultimamente ci sono anche 3 volpi che passano, bene, qualche tasso, un po' di animaletti, ho trovato anche una vipera. Eccoci, sì, però eccoci. Non qui giù nel bosco, qua è ancora troppe persone. Ecco, poi ovviamente ho visto che prima sono passati anche dei cicloturisti, cioè si esce anche in mountain bike, c'è un percorso, credo, sono passati qua di sotto. Per le mountain bike, ci sono tanti percorsi nordic walking, quelli che piace camminare e niente, in mezzo alla natura c'è un po' di tutto, stiamo facendo anche le ipovie. Le ipovie, bellissime coi cavalli, intanto saluto Saidul che si è collegato con noi, ciao! E le ipovie per i cavalli ovviamente. Sì, percorsi da fare con il cavallo proprio nei colli. Allora, noi salutiamo i ragazzi che nella puntata scorsa sono stati con noi fino alle 2:30 di notte, anzi non volevano che andassimo via, che sono Debbie e il marito Massimo, che era bellissimo perché ci guardavano stesi a letto, ognuno col proprio cellulare scrivevano e io non capivo chi fossero, bellissimi. Vi ricordo che in sovraimpressione avete il numero al quale potete telefonare, che è il numero che abbiamo qui, o dove potete mandare i vostri SMS con le domande a Igor. E ricordo a quelli che ci stanno guardando su Facebook che in realtà questa diretta è leggermente fittizia, nel senso che l'abbiamo attivata ugualmente, ma noi siamo in diretta sul sito ufficiale, per cui quando manderemo i video eccetera voi qui su Facebook non li vedrete. Vi consiglio di spostarvi, è gratuito, sul sito www.countrylivetv.it. La Debora, vabbè che si è collegata, l'abbiamo chiamata, si è collegata, che ho scaricato le foto che mi ha mandato l'altra volta, c'erano i babà. Paese di babà. Ah, vabbè. Allora lascio la parola, vi stiamo guardando anche ora. Grande Massimo, ho pubblicato la puntata. A letto. Ancora? Beh, fortuna loro. Ascolta Massimo, ho pubblicato la puntata della volta scorsa sul canale YouTube, la trovi? Non ti ho taggato perché non ti trovo. Io mi ricordo Ottone degli Ulivi, non ti trovo, ma lo farò. Ok. Ieri qualcuno che durante il corso di ballo, che aveva visto la puntata di due puntate fa, mi fanno, ma sti ragazzi da Napoli, ma cos'è che fanno? Coltivano le mozzarelle? Boh, sì, fantastico. Le mozzarelle! Siete rimasti impressi. Le coltivano, no, però... bella, coltivano le mozzarelle, mi piace. Hanno detto che hanno delle mozzarelle molto buone, quelle di bufala, e al che a Tiziana è venuta un po' la colina in bocca, ha detto che anche io le voglio, e loro hanno detto che... Che ci mandano il video che le mangiano. Esatto. Capito? No, non che ci mandano le mozzarelle, che ci mandano il video che le mangiano. Oppure hanno detto che quando vengono qui... Sì. Che verranno qui al Bert, allora ci vedono, ci fanno vedere anche le foto in diretta.
Cioè, bastardi dentro e fuori, voglio dire, con tutto l'affetto che ho per voi, capito? Vabbè. Allora, Igor, ti lascio il microfono, diventiamo seri, perché questa in realtà è una rubrica dedicata anche adesso, ad argomenti seri. Non è che puoi faceti andare da qua. Dalla rana alla fava, come si dice, dalla rana alla fava, sono già preoccupata. Sì, le produciamo sul grattacielo, perché abitano sul grattacielo loro. Sì. Santo cielo. Sono sul settimo piano, io soffro di vertigini quando sono andato da loro a trovarli. Perché a Napoli ci sono i grattacieli così alti? Cioè, con la cosa con la veduta meravigliosa la che avete. Era meravigliosa. Che secondo me avete uno scorcio voi, che è una roba spalata. Ah, è vero? Sì. Solo che io quando andavo, perché dentro casa non si può fumare, ma andavo sul poggiolo. Al settimo piano? Al settimo piano. Allora, ha peccato così? No, mi incucciavo, mi inginocchiavo. Barbara, avrei voluto esserci. Barbara ti saluta, ha detto, non riesce a vederci, però ci saluta. Amore, perché lei è una santa che lavora, è ovvio. Allora ricordo a tutti, prima di lasciare la parola a Igor, che se volete mandarci i vostri sms, il numero in sovraimpressione, dovete spostarvi però sul sito ufficiale dal quale stiamo trasmettendo, che è appunto www.countrylivetv.it. Guarda che c'è lui collegato, vai, Ottone degli Ulivi. Sì, sì, è lui. Guarda, l'ho taggato. Allora sono io che bevo. Ottone, ti chiedo scusa. È l'Alzheimer, sai, una certa età. Va bene, vai, ti lascio il microfono, vai. Quale? Questo. Mica è un grattacielo un settimo piano. Beh, dipende dai punti di vista. No, per noi sì. Noi che abbiamo le villettine che a due piani è già alto, sette piani non lo identifico nemmeno. A Ravenna non esistono, credo. Ci guarderò, farò un giro a Ravenna per vedere se ci sono dei grattacieli da sette piani. Ci saranno, sì. Allora, le domande di oggi, vai. No, domande di oggi. C'era quello che dovevamo discutere la puntata scorsa, che non l'abbiamo fatto. Pur avendo 2 ore a disposizione, ragazzi, non riusciamo a stare dietro ai nostri compiti, vai. Avevamo detto parliamo di vacanza. Che bello, ok, perciò sì, se qualcuno andiamo in vacanza. Ha qualche consiglio da dare su vacanze inerenti al country, ok, può benissimo anche mandare qualche messaggio o chiamarci con il numero che c'è in sovraimpressione e dalla diretta si può comunicare da lì. Certo. E via dicendo. E perciò io intanto potrei raccontare quello che ho fatto io come vacanza country, che è la mia vacanza per eccellenza. Così a me mi viene proprio la bavetta, capito? Mi viene. Sto soffrendo. Vai. E poi c'è anche delle domande invece riguardo all'ambiente country, l'ambiente della line dance e così via. E c'era Giuliano da San Donà che chiede cosa si intende per old line dance o tradizionale. Immagino che voglio capire, dato che oggi ci sono tanti stili, tanti nomi per individuare i vari modi per andare in pista e muoversi, e sente parlare di quello che è la old line dance o della classica line dance o la line dance tradizionale o quello che può essere. Allora magari a questa domanda rispondiamo dopo. No, ma guarda cosa ti ha scritto Ottone. Non fate troppo casino che io sto lavorando. Ah. Cioè, non ci credo. A quest'ora, Ottone, ti stai mangiando le mozzarelle che erano destinate a me. Scusa, va avanti, allora vai. Ok, allora a questa domanda qua rispondiamo dopo. Poi, se qualcuno vuole raccontarci per quanto riguarda qualche esperienza di vacanza o quant'altro, e intanto noi cosa dici? Mandiamo un video? Abbiamo lanciato i... Allora va bene. Allora, visto che sei collegata a Marilu, che saluto, lei Ciao. Potrebbe parlare di vacanze, che io ho The Town of Music, che lei ha fatto tutte le città della musica, figurati, con Loris DJ, e mi ha mandato degli speciali bellissimi che io poi ho mandato nelle TV, perché noi abbiamo lo streaming su internet come Country Live, siamo, diciamo così, la prima TV country su internet, TV non radio, perché ce ne sono tantissime bravissime che saluto, ma poi abbiamo anche i programmi televisivi in TV, siamo in onda tutte le domeniche dalle 19:30 su Video Brescia, quindi tutti i ragazzi che abitano in Lombardia ci vedono sul canale 273. Inoltre è più sì che no, lo diciamo perché dovremo partire, mi dirà il direttore quando, il direttore artistico della TV, saremo in onda anche su Prima Antenna TV, quindi anche per tutti gli amici di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta saremo in TV, vi farò sapere orari e giorni. Ora, i video. Andiamo a video. Io partirei, grazie che mi aiuti, partirei... È un microfono questo, eh? Questo è il microfono di Facebook, perché stiamo facendo anche la diretta su Facebook per dire a tutti di spostarsi sul nostro streaming, tutto lì.
Allora, facciamo cosa facciamo, già l'UTX o Loris DJ? Beh, dato che sarà ospite questo venerdì da noi, con la serata del Cowboy Ride, facciamo Loris. Loris DJ. Allora, Loris DJ che ci propone, mi porto più avanti il PC, scusate, ci propone Adam Harvey e Troy Cassar Daley, scusate, Light on the Hill. Ci trasferiamo dall'altra parte del globo, più precisamente in Australia, dove la musica country è di casa. I paesaggi, il bestiame, i deserti, la natura, le grandi strade e i grandi track non possono che ispirare che questo genere musicale. Quei due artisti che stimo moltissimo per la loro bravura e che non mancano mai nelle mie playlist. E qui chi è su Facebook non lo vede, si deve spostare sul nostro canale streaming www.countrylivetv.it. L'altra volta era così spostarsi, adesso invece è così. È così. Perché abbiamo cambiato le telecamere. Abbiamo cambiato telecamere. Allora io faccio partire con questa bellissima foto di Loris DJ, meraviglioso per tutti voi, il brano che ha selezionato per noi oggi. E siamo tornati in diretta, i microfoni sono aperti, operativi, riapriamo anche il canale Facebook, tutto funziona perfettamente. Sì, aperti tutte e due. Ma ti dirò che in realtà funziona meglio di giorno che di sera. Pensavo che di sera, non essendoci nessuno qui, ci fosse più possibilità di linea. Invece devo dire che la linea funziona meglio al country road di giorno, perché va tutto con un filo di gas. Non c'è intasamento di linea. Ok, io vorrei salutare anche già l'UTX, il Ciao, nostro caro. Grande DJ, perché avete appena visto un video di Loris DJ, perché è uno dei tre nostri grandi DJ che partecipano a Country Voice in the Night. Gli altri due sono, come aveva anticipato prima Igor, dillo tu. Che è quello che è Gianluca TX, che era questo. Che gli altri due ci sono, DJ Renegade e Loris DJ. Perfetto. La Country Family. E Marilu saluta, buongiorno. Allora, adesso che ci ha tanto allettato prima, dicendoci che ci parlava di viaggi, io mi quieto, gli do il microfono e rimango a penzoloni a guardarlo. Tutto tuo, Marilu, se vuoi interagire fai. Hola. Beh, vi racconto un po' di quella che è stata la mia, questo lo devo tenere qua vicino. No, va bene anche a questa distanza, l'importante è questo, perché questo è quello dello streaming. Okay. Vai. Io ho fatto un viaggio in America, che è stato un viaggio che ricorderò per sempre. Ah, ci è credo. Stato il 97. Ma sono successe delle cose incredibili in quel periodo. È stato un viaggio, il viaggio della fortuna, chiamiamolo così. Avevo appena fatto due festival. Uno era a Umago, avevo fatto un festival country di tre giorni, dove abbiamo organizzato rodeo e tutto quello che c'andava dietro, cioè i cavalli, c'era il rodeo, c'era il palco che abbiamo costruito noi, c'erano un festival vero e proprio. In questo spazio a Umago non c'era assolutamente niente. Siamo andati su 20 giorni prima, eravamo in 30 partiti da Vicenza, e con motosega, martello, chiodi e tutto, abbiamo costruito i tavoli, abbiamo costruito le panche, abbiamo costruito l'arena, abbiamo costruito. Una volta non c'erano tutte le leggi di oggi per costruire l'arena. No, perché infatti dicevo, ma abbiamo fatto tutto di sana pianta, ne abbiamo passate di tutti i colori. E, eravamo a Umago, perciò vicini anche al mare. E cosa è successo? Niente, il festival parte, tutto si inizia con il rodeo e io vado, monto prima il cavallo e poi il toro. Pure il toro? Sì. E mi sono rotto la gamba, mi sono rotto un legamento. Non è vero? Sì. Sul cavallo o sul toro? Sul cavallo. Il toro ti sbalza lateralmente, ok, quando vai a fare rodeo, mentre il cavallo, quella volta lì mi è successo, chiamiamola sfortuna, perché quando cadi impari a rotolare, impari a come cadere per non farti male. Allora, io però questa cosa dopo te la chiedo, quindi tu vai avanti, okay. Ma dopo te lo chiedo come si fa a cavalcare i tori, cioè credo che a tutti sia venuto in mente, vai, scusami, prosegui. Insomma, niente, in quel caso il cavallo mi ha sbalzato per aria dritto e sono caduto in piedi. Oh, e sono partito, cioè ho fatto un bel salto perché era molto alto, non ero pronto all'impatto in quella determinata maniera, e quando sono atterrato deve essere successo qualcosa che nel ginocchio, non so come sia successo, comunque si è rotto il legamento. E lì male male esco, sono riuscito ad uscire dall'arena perché l'adrenalina mi ha tenuto in piedi,
Non era pericoloso perché col cavallo non è che l'animale come il toro si gira, poi ti ti corre dietro carica, e ok. via dicendo. Comunque sono riuscito ad uscire e basta, là mi sono seduto, non mi sono più mosso. In venti in diretta non disponibile, funziona tutto? Sì, aspetta che guardo, ragazzi. Il mio va, quindi Ah boh, è un è la problema mio. tua, è la tua. Prova a fare un Ok, refresh, così intanto impariamo. refresco. Nel frattempo vi ricordo che siamo su Facebook, ma è per dire a tutti i ragazzi di Facebook di spostarsi sul nostro canale che è www.countrylivetv.it perché siamo in diretta streaming e di là vedete tutta la puntata. Scusa, vai. Ok, niente, finiamo il festival, io cosa avevo? Eravamo ad Umago e a quell'epoca la sanità Non non era era il delle massimo, migliori. specialmente in quelle zone. Allora, io dovevo comunque finire il festival, dovevo andare avanti. Lì c'era quello che mi aveva insegnato a andare via col toro, era Tony Sgroi, non c'è più oggi. E insieme ad altri ragazzi mi hanno costruito la stampella, cioè sono andati a prendere una rama, l'hanno tagliata di quelle belle apposta da appoggiare sotto l'ascella. No, Ce scusa, l'ho ancora, cowboy ferito ce proprio. l'ho ancora qui la stampella, era Ricordo, bellissima. l'hai attaccata al country Con road, l'ha tutte su in le, alto, con le no, firme. la devo mettere a tutte le firme dei ragazzi che Bello c'erano al però, festival. E niente, l'avevo male alla gamba, ma non si sapeva effettivamente che cosa avevo. Io sono riuscito a tirare avanti quei 2 giorni che rimanevano per finire di organizzare quello che era il festival. Dopodiché sono andato in ospedale a Cattinara, a Trieste, e là mi hanno messo a posto nel possibile. Mi sono fermato là, vabbè, quella lì è stata un'altra situazione. Dopo 2 mesi avevo l'altro festival, che era stato, era il primo Country Lovers Festival a Vicenza. E ero in collegamento con un agente dall'America con cui dovevo portare qua dei cantanti country. Quella volta a Vicenza avevo portato Brady Silk, il cantante dei Little Texas. La canzone God Bless Texas oppure My Love dell'album The Truth di Brady Silk, per chi le conosce. Insomma, avevo questi contatti con l'America ed ero in previsione anche di andare a fare questo viaggio. Oh, chi c'è? Ah, Civa! Stefano Civa ha Ciao, detto ciao, ciao a caro! tutti ragazzi, buongiorno, ciao Ciao, stampellato. caro! Insomma. Facciamo anche questo secondo festival e io avevo ancora la mia stampella Aveva preso perché è un po' gusto, lunga, capito? Aveva preso era un po' gusto. lunga la guarigione. Solo che lì cosa è successo? Che tutti quelli che dovevano montare il toro, stavo guarendo, tutti quelli che dovevano montare il toro perché abbiamo organizzato anche là rodeo e quant'altro, hanno preso paura perché uno che era montato su si era fatto male. Nessuno voleva montare il toro, Ci sei andato ci te sono con montato la io. stampella. No, la stampella l'ho lasciata giù, sono montato sopra. Insomma, Ma nessuno l'ha picchiato per dirgli scendi, vabbè, niente. Fatti i mezzi amici che c'hai, scusa, vai. No, comunque è andato tutto bene perché sono andato su, sono ah, stato se su sei 5 qui? secondi e mezzo. Sì, 8 secondi li ho fatti solo 2 volte su 15 rodei che ho fatto. Ma scusa, ma quando il toro sbalzava non ti faceva male la gamba, non tirava la gamba? Ma avevo messo un tutore, avevo il tutore, me lo teneva fermo, perciò sotto un certo punto di vista ero avvantaggiato. Circa. No, io non dico nulla, vai, vai. Vabbè, comunque finiamo anche questo festival, io ero ancora in quelle condizioni, cioè avevo ancora la mia stampella. Solo che con quel toro comunque ho preso qualche botta e si è gonfiato, si è riempito di acqua. E dopo una settimana io dovevo partire e andare in America. Dovevo andare a trovare i vari persone che avevo contattato per il festival, per i cantanti che avevo contattato i vari cantanti, e perciò una delle tappe era Nashville. Prima tappa comunque era Baltimora, dovevo andare a trovare gli Marines, amici miei. Tutto contento, la prima volta che vado in America senza soldi, perché eravamo senza soldi, avevamo i biglietti dell'aereo e avevamo i biglietti già comprati dell'aereo interno in America, dei viaggi che abbiamo fatto dentro all'America, quelli siamo riusciti a pagarli. Avevamo circa 400.000 lire, eravamo in due, io e la ragazza che avevo all'epoca, la Camara, e allora sapendo che avevamo soldi, cosa fa uno normale che va in America? Si porta via la tenda. Sono già preoccupata da come ride. Chissà Mi cosa hanno sono andato in combinato. America con la tenda per il campeggio perché non avevamo soldi per gli alberghi o quello che poteva essere.
avevamo i soldi per affittare la macchina perché il viaggio era Era programmato per farlo. essenziale, Esatto. certo. Arriviamo in aeroporto e non vogliono farmi salire in aereo perché avevo il ginocchio gonfio. Era pieno di acqua e allora no, mi dispiace, no, in quelle condizioni, con la pressione, con quello che poteva essere, mi ha Poteva detto essere no, pericoloso? Non la esatto. sapevo sta E cosa. allora io ho detto no, io devo partire qua, cosa devo fare? No, lei non può partire con quel ginocchio. Siringatemi il ginocchio, cioè mi sembra giusto. Sono andato nell'infermeria Dai, del non ho coso e hanno parole. siringato e hanno tirato fuori il liquido. Cioè, no, ma ragazzi, ma, cioè, ma è un film, E ragazzi. sono partito così Star per Trek, i viaggi interstellari di Igor Pasin. l'America. Siamo arrivati a Baltimora. Là andiamo a trovare degli amici, ci portano a mangiare, ve lo consiglio se andate a Baltimora, piatto speciale è il granchio. C'hanno dei granchi giganti, sono gustosi, non sono giganti, sono medi, sono di questa grandezza, però sono la fine del mondo. Vabbè, facciamo Baltimora, io sempre con le mie stampelle, perché appunto con quello avevo passato, dopodiché seconda tappa era Nashville. Che effetto ti ha fatto? Ero là tutto emozionato, non era tutta una scoperta, solo che tutti i posti che avevo sentito dire dagli amici, dai Marines, televisione, vi dicendo, perciò io che vivo, ho sempre vissuto quell'ambiente, andare là era un'emozione La pura, perciò realizzazione di un sì. sogno. È stato come te l'aspettavi o ti aspettavi diversamente? Sei rimasto No, deluso? no, Sono già no, no. preoccupata di quello che ci dirà. A posto. Sì, è successo di tutto, vabbè. Sapevo. Sì. Insomma, andiamo a Nashville. Prima tappa era il Wild Horse Saloon, che era un saloon a Nashville, dove si ballava country. Andiamo in questo posto, c'era il concerto di Mark Chestnut, ma l'ho capitato Caspita. giusto. Era il pomeriggio, c'era il concerto e poi si faceva la serata. Io ero ancora con le mie stampelle e la ballavano. Cosa ballavano? Ballavano le two step e si ballavano poche line dance, erano molte poche. C'era anche lì un maestro di ballo che insegnava la line dance in pre-serata. E niente, inizia la serata, arriva questo maestro di ballo, io prendo la stampella, metti da parte, poi zoppicando vado in pista, io dovevo essere là a partecipare a Eh fare questa retirata. Il certo. maestro parte, insegna un ballo di 32 tempi, ma una cosa molto molto semplice, era il Reggae Cowboy, che non si balla più adesso, era più facile del Redneck Gold per chi è nell'ambiente del ballo. Io lo sapevo già il ballo, ma sono Figurati. rimasto in pista lo stesso per dire ero là, ho partecipato. E perciò ho imparato il ballo, dopodiché si ballava il two step, io ballavo il two step, i lenti riuscivo a farli. Perciò abbiamo fatto 2 ore e mezza, 3 di ballo, tra mangiare, ballare, dicendo. E a mezzanotte parte, cambia musica, inizia discoteca. E là ci sono rimasto. Eravamo a Nashville, comunque hanno cambiato musica. Parte la discoteca, tra cui anche il ballo del qua Non è vero? A Nashville? Ah no, ma allora siamo a cavallo, cioè siamo a cavallo proprio, cioè. E là c'era tutta la gente che andava in pista a fare quello che si fa in discoteca. Dopodiché, dopo un'ora, è ritornata la musica country. Io già sono rimasto un po' interdetto. Già qui non andavo mai in discoteca perché non mi piaceva la musica. Adesso là in America, nella patria della musica, Nashville, e trovarmi la musica da discoteca in un locale rinomato per quello che doveva essere. E lì mi sono un po'. Comunque avevano fatto proprio questa azione commerciale per poter accontentare anche chi country non lo balla. Ci troviamo anche a Nashville, che è la parte della musica principalmente country, ma troviamo un po' di tutto. È una via di mezzo tra quello che era l'Ovest e l'Est, due culture comunque che hanno avuto delle evoluzioni completamente diverse. Va bene, finito la nostra serata a Waldo Saloon. Il giorno dopo andiamo al Grand Ole Opry. Grand Ole Opry, che era il posto dove tutti ambiscono, anche i più grandi cantanti, andare a suonare, perché è il posto dove sono passati tutti i grandi musicisti ed è molto rinomato. Arriviamo là ed era tutto esaurito, non si poteva entrare perché era pieno, c'erano 25 cantanti quella sera, Oh, che meraviglia! facevano 3 canzoni a testa e io ero andato là perché c'era Diamond Rio, che a me in quell'epoca Diamond Rio piaceva tantissimo.
E io allora con questa pelle arriviamo, riusciamo a prendere due biglietti che erano gli ultimi rimasti, perciò più lontano possibile dal palco. Facciamo per entrare, mi vedono con le stampelle e i posti che avevamo noi erano in piedi. No, hanno detto. Arrivano gli organizzatori, non puoi, poi ti vedono con le stampelle. Cosa succede? Ma che carini però. Prendono due poltrone, una per me e una per la mia ragazza, e davanti al palco in prima fila, Ma che carini. insieme ad altri quattro che avevano le sedie a rotelle, ci hanno messo là. Ecco, le sedie a rotelle Igor Pasin, ha detto. E ci siamo Bellissimo. goduti tutta la In prima serata al Giorgia fila. in prima fila, pagando un biglietto ridotto e con l'ospitalità, effettivamente, perché hanno dato moltissima importanza non solo a me che ero in quelle condizioni, ma a tutti quelli che arrivano, che hanno qualche Difficoltà difficoltà, motoria, sì. esatto. E allora c'era l'area riservata in prima fila davanti al palco e ci siamo goduti, mi sono goduto lo spettacolo dall'inizio alla fine. Non tutto mi era piaciuto, mi erano piaciuti comunque una buona parte dei cantanti, altri facevano musica rockabilly, altri hanno fatto un altro tipo di country, un po' più bluegrass, diciamo così, che a me piace. Fino a un certo punto, due o tre canzoni riesco ad assorbire, non di più. E comunque, passata una bella serata, conosciuto un po' di gente. Lì ci siamo trovati col manager che aveva organizzato il concerto di Brady Seal, ci fa conoscere Diamond Rio, conosciamo un po' di altre persone, e lì ho avuto un'altra situazione per quanto riguarda questo viaggio. Torniamo, il giorno dopo bisognava andare, l'altra mia tappa a Nashville era la distilleria della Jack Daniel. Eh beh, certo, ma Sempre già aperto. l'UTX qui se cade per favore. Sempre aperta, anche la domenica, almeno in quel periodo, non so se funziona così sempre, ci eravamo informati. Bisognava fare un'ora di viaggio in macchina. Là i viaggi non erano in chilometri, in miglia, ma in ore. Quanto distante è quel paese? 2 ore, là 1 ora e mezza. 1 ora di viaggio. È vero che da una parte all'altra dove andavi c'era proprio il nulla, il deserto, eccetera, ogni tanto c'è Sì, dipende qualche. dalla zona. Comunque tutto quello che ho fatto io era al nulla, tranne lì a Nashville, che era un po' più abitato come centro. Ok. E anche Baltimora era una cittadina, perciò là non ho potuto vedere chissà cosa. Ok. Sì. Facciamo il nostro viaggio per andare a vedere la Jack Daniel's, e la voglia nostra, siamo in America, era quella di comprare qualche cosa, degli stivali, una camicia. Io avevo i soldi, era tutto programmato, tutto contato, camicia e un paio di stivali. Passiamo di domenica davanti a un cartello pubblicitario dell'autostrada, un'immagine, questa bella immagine di tutti i stivali di questo negozio, prossima uscita 3 km. È stata fatta, Sì, è stata però è fatta. domenica, è chiusa la domenica di Ah, solito, là non è come da noi, cioè quella. anche là ci sono le catene che comunque hanno il giorno di chiusura, di solito la domenica è chiusa. Questa era una catena di negozi che avevano 7 negozi in 3 stati. Una volta ogni 2 mesi c'è il weekend aperto. Ok. E in quel weekend aperto, che era casuale, era un'azione commerciale che hanno fatto per andare a vedere questi negozi, era tutto a un prezzo ridotto, da un 50 a un Cioè, 80% in meno. solo te, capito? Noi usciamo per, non l'avevo capito, c'era scritto sotto, però non conoscendo bene l'inglese non abbiamo letto tutto. Comunque, noi usciamo per andare a vedere questo negozio, ho detto mi vedo anche dalla vetrina quello cosa. Non c'era vetrina, era tutto chiuso, ma il negozio era aperto. Cioè, Andiamo no, dentro Vasco, cosa ho detto? e Cioè, non ho parole. con 45 dollari ho comprato 3 paia di stivali. Era io e altri 2 paia se l'ha comprata la ragazza che era con me. Prendiamo gli stivali, un botta di fortuna che metà basta, continuiamo, andiamo alla Jack Daniel's, e là, esattamente come me l'aspettavo, c'era questo vecchietto che fa fare il tour turistico, durava circa 1 ora e mezza, lui ne faceva 4 al giorno, aveva 70 anni, ogni tour faceva assaggiare i whisky a tutti, e lui ogni tour assaggiava, perciò un settantenne che ogni tour. Cioè, praticamente arrivava a fine serata che era distrutto praticamente. Vabbè, lì raccontava di varie distillazioni, le botti, quelle più vecchie, quelle più come si passava il tempo, bisognava guardare il whisky che invecchia, tutta una serie di cose.
E Gianlu qui andrebbe a nozze, che dice conferma che è successo diverse volte anche a lui. Non so se fare il vecchietto a portare in tour la gente oppure o... a trovare il negozio aperto. O trovare i negozi aperti. Vai, vai. Va bene, facciamo la giornata alla Jack Daniel, anche l'assaggio, il whisky è diverso. Ah, sì? La vecchia riserva che ho assaggiato lì, anche qui, arriva anche qui la riserva, però è diversa, è molto più gustosa lì, un po' come il mangiare nostro. Qua in Veneto lo gustiamo in una determinata maniera, lo portiamo via. Non ha lo stesso sapore. Anche la pasta. È vero, hai ragione, l'aria, l'acqua, è vero. È comunque diverso. Bene, fatto questo cosa, è una settimana che sono in America, partiamo, il volo interno da Nashville ci porta a Phoenix. Phoenix, scusatemi, una settimana che sei in America, ma se intanto tu mi dici sempre che non spiccichi una parola d'inglese, ma là con che cosa parlavi? Mi con i geroglifici? Capire, cioè quei gesti? Quello che cioè... mi serviva. Pagavo la ragazza che parlava inglese, però ecco, mi no, facevo comunque no, capire. Perché tu mi dici sempre, bellissimo, avrei voluto esserci, vai. Niente, lì la mia tappa era Grand Canyon, la prima di tutte, per quello era il mio viaggio, era la Monument Valley. Io dovevo andare a vedere la Monument Valley. Che effetto poi fa? Poi il Grand Canyon e dopo ci arriviamo. E poi avevo organizzato su un ranch andare a vedere com'era la vita nei ranch. Io già lavoravo con i cavalli, addestravo e vi dicendo, però non avevo mai visto la vita da ranch in America come poteva essere. E allora andiamo a Fort Davis, prendiamo la nostra macchina, ho fatto 13.000 miglia. Siamo stati là un mese circa, prendiamo la macchina e partiamo, lascio stare le varie avventure, anzi no, qualche consiglio per il viaggio lo potrei anche dare, però cosa dici, mandiamo un altro video perché sennò qua mi sentono parlare va bene, allora dico che Gianluca ti voleva dire che ha riferito alla scena del concerto che gli è capitato anche lui due volte. va bene così, allora mandiamo un altro video, clip a questo punto di Gianluca visto consiglio. Che è collegato Sì. Va bene, allora certo, dopo dobbiamo parlare anche di DJ Renegade, allora ricordo a tutti adesso no, non fumare. Allora, ricordo a tutti i ragazzi che si sono collegati su Facebook, sono davvero tanti, saluto Laura, saluto Liliana, saluto tutti, ma in euro sarebbe forse era il 45 dollari. No, all'epoca il dollaro valeva di più della lira, come se avessi speso circa 70.000 lire, mettiamo conto. Ad oggi, quello che prendevo con 70.000 lire all'epoca, oggi lo prendo con 70 euro, perciò... Ecco, ok. Ok, Laura. I 70 allora, euro di oggi. Ecco, dicevo, adesso io faccio partire il video. Come abbiamo detto da inizio puntata, abbiamo tre grandi DJ, selezionatori dei video che vi faremo vedere, però siccome siamo in diretta sul nostro streaming ufficiale, che è su www.countrylivetv.it, se vi collegate di là, vedete il video. Se non vi collegate di là e rimanete soltanto su Facebook, il video non lo vedete, perché abbiamo comunque continuato a fare, io saluto le varie Laura, le Mirelle che si stanno collegando eccetera, un bacione davvero grande a tutti, però vi dico spostatevi sul canale ufficiale www.countrylivetv.it dove siamo in diretta streaming, perché di là vedete tutta la puntata. Noi ci siamo messe qui appositamente per spiegarvi che piano piano stiamo spostando il country sul sito. Perché? Perché così non c'è obbligo di essere iscritti a Facebook, a YouTube, da nessuna parte, si può vedere perché il sito è gratuito. Quindi sul sito vediamo una selezione di Gianlu TX che ci propone i Green River Ordinance Simply Life. I Green River Ordinance sono un giovane quintetto che arriva a Fort Worth, Texas. Simply Life, che qui vediamo in una bellissima versione in duo acustico, è contenuta nel loro album del 2016, 15. Questa ovviamente è una selezione del nostro grande Gianlu TX. La prossima volta, Gianluca, scrivi i nomi come si leggono. Perché non li ho detti bene, Gianlu, te che ci stai seguendo dallo streaming? Se non li ho detti bene vi chiedo scusa. Io non lo so l'inglese, vabbè, è Simple Life. Simple Life, scusate. L'ho detto malissimo. Perciò la prossima volta è Simple Life. Simple Life. Lo scrivi come lo si dovrebbe pronunciare. Faremo un corso d'inglese con la nostra Sara Albanese. Vabbè. Ed ora partiamo, questo è il grande Gianlu TX, voi lo vedete, chi è in diretta in streaming lo vede, questa bellissima foto dove è appoggiato questo meraviglioso paglione, e adesso partiamo con questo brano che appunto dedica a tutti voi. Guardo il numero che non vorrei sbagliarmi, scusate, e questo è il brano per oggi di Gianlu TX, per tutti voi.
E siamo tornati, scusate, riparto anche di qua, scusate, siamo tornati, c'è stato questo attimo di, ma perché eravamo indaffarati a fare una cosa un po' particolare, che adesso poi Igor vi spiegherà. Finisce il viaggio e vi spiega cosa stavamo facendo, oppure, ma tanto dopo ci vedrete, sì, saremo disgustosi, avete visto saremo. Seba qua dietro. Seba, vieni, andiamo vieni, qua. Vieni anche con Cri e gli altri. Allora, adesso li intervistiamo. Questi sono i nostri country men. Country junior. Allora, vi ricordo, allora, quelli che sono collegati su Facebook, che la puntata si vede in realtà tutta su www.countrylivetv.it, che è il nostro canale streaming ufficiale, per cui vedrete tutto di là. C'è anche il numero di telefono al quale potete mandare i vostri messaggi affinché Igor vi risponda. Vi ricordo SMS, non WhatsApp, perché non credo che ci sia attivo il WhatsApp. Sì. C'è anche WhatsApp sul numero? Sul numero. Perfetto. Ed ora in andiamo a parlare con i nostri country junior. No, non c'è WhatsApp. Ecco, SMS. Vedi che avevo detto bene. Che si chiamano? Nicolas. Sebastian, Chris. Allora, sono bellissimi, sono il futuro del country e adesso mi corre l'obbligo di chiedere, ma voi ballate country? No. Lui no. Ecco, sì. Ecco, cioè, sono partita proprio, la gaffes in persona, sono partita proprio da quello che non balla. Allora, come mai tu non balli? Perché non mi piace. E vai a calcio? Sì. Lo sapevo, perché chi va a calcio non balla di solito. Dobbiamo dirlo anche noi, come mai non balliamo. Invece voi dovete dire perché ballate, perché vi piace, vai. È perché è bello e per passare il tempo. Perché ti ha obbligato la mamma? No. È uno stile la di nonna, ballo. La nonna. La nonna. Vieni più vicino, amore, perché sennò non ti sento. È uno bello. Stile di ballo bello, anche un hobby, una passione, diciamo così. E da quant'è che balli tu? 5 anni, 6? Balà, ne ha 7? Cioè ballava nella culla. Sei troppo bello, amore. Davvero che balli così? Perché io? Ma io non l'ho mica mai visto ballare lui qui. Sì, sì, balla, balla. Ma quindi era anche nel video di 12 Gauge? E io non lo so. Non era qui quella sera. Amore, ti ho perso. C'era lui che sgambettava come un matto, bellissimo. Via, allora, che ballo, il ballo che vi piace di più? Sweet Carolina. T'ha guardato, balla, ha paura di prenderle, vero? No, anche a lui piace. E invece a te, tesoro? Azzard, non so, il titolo della musica. Spassi. Wobble, scherzo. Wobble. Non ho capito cosa ha detto. Ha detto trespassing. Wobble. Non ho capito niente. Pressing avrà detto lui, rigore. Magari ha detto. Che cos'è? Che è sempre un ballo che veniva fatto con sulla musica da discoteca. Ah, quindi tu sei un discotecomane. Te giochi a calcio il pomeriggio e il sabato sera ti dai all'alcol seduto su un divanetto della discoteca? No. Niente, che belli che sono, dai. Allora, cosa fate? Cosa si fa qua di bello al Parco Lonzina? Che è bellissimo, avete uno spazio incredibile. Si mangia. Natura. Si mangia. Qua si mangia sempre. E si balla. Beh, ci sono i cavalli. Cavalli. Cioè, facciamo tante volte giri sui cavalli per il parco o in campo da lavoro, sinceramente. Cioè, vabbè, in campo. Che bello. Quindi tu li hai sempre qua e loro gozzovigliano in giro? Beh, adesso magari. Che c'è vacanza saranno qui da me. Ecco. Allora, anch'io. Che si dice? Anche lui è un bimbo acquisito, praticamente, è un bimbo acquisito, vai. E quindi oggi quale sarà il vostro compito di oggi, a parte divertirvi? Mangiare. Mangiare e si mangia solo qua, cioè, cos'è? Tutto quello degli altri giorni, in pratica divertirsi, mangiare. Ma poi i compiti, quando è che li fanno i compiti? Ma io li dovrei fare. Passo alle superiori, quindi niente compiti. Io li dovrei fare. Manco io. Che fregata. Io li dovrei fare, proprio. Ma perché? No. Deve ancora iniziare. Ragazzi, siamo poco. In diretta nel mondo. Ci sono anche le professoresse che potrebbero guardare. Ci siamo. Non è vero. Non ho ancora iniziato, però. No, ma io su serio non li devo. Cioè, avrei un libro, però non è obbligatorio per me. E tu invece non sei preoccupato che cambi scuola? Quindi magari. Beh, anch'io cambio scuola, anche lui, tutti cambiamo scuola. Perché vanno alle medie, loro hanno finito la quinta. E lui alle superiori. E lui invece ha finito la terza media, va alle stava superiori. Per essere bello. Lui è mio figlio e lui anche. Che belli. No, io non c'è il figlio della Manu.
Manu, bucalo, ciao Manu. Ascolta, e dove vai? Che cosa hai scelto di scuola? Nell'agraria, qui a Padova. È bellissimo, mi piace un sacco. Quindi dopo viene qua e ti bacchetta se non ti comporti bene. Ti fa crescere Parliamone. Ti fa venire sull'uva, anche se qui non verrebbe fuori. Sì, qui è zona di vitigno. Ti coltiva i pomodori. Ma piano, piano. Ma lui... Dopo vengono Ascolta, faremo un vitigno Country Road Wine. E qui Gianluca dovrebbe dire la sua. Già. C'è già. Lo stiamo facendo, è piccolo intanto. Però. Grande così. Che si chiamerà con l'etichetta Country Road. Stavo guardando Rouge che dice vi ho detto di stare attenti con Igor. Igor, ora Igor disconosce il figlio, guarda quanto sono belli tutti e tre, ma che belli. Chi è Rouge? È sempre il marito Ottone, no, dei Ottone penso, dei Ulivi. Cambia, già cambiato. Cioè, Massimo, mi cambi sempre nome, cioè io già che sono anziana, cioè mi incasini così. Allora ragazzi, che cosa? Allora, che pari, lo diciamo? Eravamo un po' indaffarati perché Daria, che salutiamo, stava passando per prendere le ordinazioni. Quindi, vai, esprimiti al meglio. Ah, panino, noi qui nel Veneto è conosciuto come panino onto, non so se c'è un po' in tutta Italia, in una macchina, mezzanotte, l'una, due, tre, quattro di mattina, andando a casa dopo aver fatto festa, ci sono i baracchini lungo la strada, dove i baracchini, c'è questo food truck con la piastra, il pane, dove mette sopra tutte le schifezze di questo mondo. Oppure il kebab. Esatto. Oppure il kebab si sarà. Ed esce, esce la maionese, esce la salsa. Cioè, gli cola giù per i gomiti. Esatto, è sporco, è unto di olio, in dialetto è onto, e qui in Veneto vengono chiamati panini onti. Ecco, e quindi tu l'hai già ordinato. Anche tu l'hai ordinato. Sì, è vero, io sono stata brava, solo verdura. L'abbiamo, invece l'abbiamo come già l'avete ordinato. Vai. Con pane. Importante. Fin qua. E fin qua vai poi? Rooster. Ah però! Ketchup e maionese. Vai, cioè, più schifo di così si muore. E i brufoli, che siete così belli, vai. Ma i brufoli ce l'ha lui. Da lui vai, stanno Silva, venendo. Vai. Io ho preso un panino con il pane. Allora, ma magari con il cibo dentro, no, non si sa mai. Sono tremendi senza microfono, col microfono. Aspetta che ci devo pensare. Ci deve pensare come pomodoro, l'ha preso. Cibo dentro, bene. L'hamburger? Pomodori, no, salsiccia, sì, pomodoro, insalata, formaggio. Ketchup o maionese? Ketchup. Ecco, perché la maionese e il ketchup non deve mancare. E prosciutto crudo. E invece te, amore, anche. Ecco, te sei più bravo. Wooster e maionese, ketchup. Benissimo, e dopo se ci va ve li mangeremo in diretta. Sì. Così Ottone. No. Così Ottone. È vero, così Ottone. Ottone. Facciamo voglia a tutti, va però bene? Posso supporre chi sia. Ah, perché Maito Rugge non sono io, ma posso supporre chi sia. Maito, di stare attenti. Attenti a che? Perché siamo. No, ma adesso sono belli, guarda, cioè, guardali, sono bellissimi, scusate, sono delle inquadrature meravigliose. Tu non l'hai detto come l'hai preso? No. Ecco, non lo diciamo, è un segreto. O lo diciamo? No, beh, salsiccia, cipolla. Com'è il panino onto di un cowboy? Il panino onto di un cowboy? Dipende dal cowboy che gusti. Con cibo, credo. Quindi, salsiccia, cipolla. No, il tipico panino una volta non c'era. C'era il tegame di fagioli in trasferta, c'era la carne secca, c'erano tutti quei cibi che si potevano mantenere nel tempo, e perché il cowboy comunque era abbastanza itinerante e non aveva un frigo con sé, perciò l'ho abbiscato là, e a casa invece si divertiva, bufalo e quant'altro. Benissimo, salutiamo anche Vincenza che si è collegata. Perfetto, allora grazie per la vostra performance, se volete stare qui con noi volentierissimo, perché il babbo continuava, ci doveva parlare dei viaggi. Ti eri fermato, no? Vai. Sì, allora, che dovevi andare a Phoenix? Dovevo andare da Phoenix a Fort Davis. Il tragitto era abbastanza lungo. Si può andare? Sì, potete andare. Potete andare, grazie. Ciao, che belli. Sono bellissimi. Possiamo andare? Devo andare a mangiare. Io sento un odore qua. Vai. Tra un po' arriva. E, insomma, in questo percorso la scelta è stata quella di non fare nessuna città, anzi girare intorno, fare tutta la strada desertica, e quando c'era qualche uscita dove non c'era niente la si prendeva per andare a vedere che cosa c'era, per capire un po' di più di quello che era la vita tradizionale.
perché nelle città comunque, anche se eravamo negli anni 90, era comunque già più moderna la vita, era già più agiata, mentre si trovava ancora un po' di stile legato alle usanze nelle cittadine, un po' come quello che si poteva trovare qui. Se andiamo in montagna troviamo molte usanze anche qui da noi, più ci avviciniamo alle città, alle metropoli, più la vita è moderna sotto questo punto di vista. Perciò la nostra scelta era quella di prendere tutte quante le varie uscite sconosciute, isolate e quant'altro. Perciò in mezzo al deserto, una volta abbiamo preso questa uscita, ne abbiamo prese tante, a volte non abbiamo trovato assolutamente niente. Ma ci sono anche i cartelli stradali là o vai a occhio? No, c'era a naso. Il cartello, ti diceva magari il nome del paese, ma oppure non... l'uscita con per poter andare a fare benzina. Là c'erano questi benzinai aperti 24 ore su 24, e dove c'era il benzinaio c'era anche il supermercato dove compravamo la roba da mangiare al prezzo del supermercato, perciò prezzi vantaggiosi. Abbiamo mangiato tanti panini perché appunto abbiamo fatto un viaggio in economia. Allora, giusto. Prima cosa che consiglio, che non so se si usa ancora ad oggi, ad ogni confine... Vuoi salutare il tuo caro amico? Là, ciao Big Bang! E non parliamo di bomboloni, ma quando esatto. Si parla di mangiare lui arriva. Ciao Stay! Vai! Insomma, facendo il viaggio in macchina si passa nei confini dei vari stati. Nei vari confini ci sono le casette di informazioni. Noi entravamo in queste casette e prendevamo tutti gli opuscoli di sconti per gli alberghi. Là c'era molto le catene degli alberghi, l'Holiday Inn, il country house, country albergo country, c'erano vari nomi, non me li ricordo. E là trovavo dei biglietti dove si poteva andare a dormire in doppia a $6. A $4. Nulla. Niente. E una volta c'è capitato un alberghino, c'era bellino. $8, piscina, aria condizionata e butta via, c'era di tutto. Stefano ha detto: ma cosa ci fate a quest'ora? Ho avuto uno scompenso metabolico. Allora Steve, ti volevo dire, Stefano, scusami, che siccome stasera Igor sarà... No, vec, sono arrivato con i panini. Stefano, siccome Igor stasera deve andare a lavorare, abbiamo anticipato a mezzogiorno, facciamo da mezzogiorno alle 2, poi questa puntata che sto registrando andrà comunque in differita questa sera. Ma avevo avvisato tutti. Peraltro Stefano, tu qui ci vedi su Facebook perché stiamo avvisando tutti che siamo passati sul nostro canale streaming. Se tu vai in internet e fai www.countrylivetv.it, siamo in streaming di là, è partito dalla scorsa settimana. Scusami, vai. Ho visto che è arrivato. Beh, insomma, prendo questa uscita, non mi ricordo dove. Ah sì, stavo spiegando, se fate questo viaggio fermatevi nelle casette informative dove non c'è nessuno, ci sono tutti quanti questi gli opuscoli, gli sconti per i negozi, per gli alberghi, per i ristoranti o quello che può essere. Insomma, su questa uscita c'era segnato un paese avanti 10 miglia. Andiamo a vedere questo paesino e passiamo davanti a una catapecchia in mezzo al deserto sulla sinistra. Questa catapecchia aveva fuori parcheggiate 6 moto. Oh, chissà che meraviglia! Io ero 6 Harley Davidson, vecchiotte, e io ero un appassionato ero, lo sono ancora, ho la moto, ce l'ho dal 91. Lo stile Harley, lo stile cazzo è quello che mi piace. Bello! Andiamo! Giriamo la macchina, andiamo, e lì c'era questa compagnia, la Kellebaus, di questa compagnia di motociclisti, e loro vivevano lì, vivevano su questa catapecchia e andavano a scorazzare con le moto a farsi i giri, non so cosa facessero di lavoro dopo, non siamo addentrati a tanto, però ci fermiamo. Spazzavano la sabbia del deserto. Esatto. Noi ci fermiamo, questi un po' presenti nei film, i motociclisti degli anni 90, grandi, grossi, gilet, toppe, borchie dappertutto, brutti, tatuaggi, ah, cattivi, sì, col catenone d'oro qua in mezzo, no, quello no. Il catenone, andiamo più sul rap, no, comunque avevano il catenone col teschio. Ah beh, però ecco, esisteva, ecco, e sì. si guarda dall'alto a basso, dice: cosa volete voi da qua a casa nostra? Niente, andiamo lì, gli spieghiamo che siamo italiani, e continuo a codarci in maniera molto brutale. Gli ho detto che anch'io ho la moto, e lì guardano un po' che moto hai, gli dico: ho il Virago della Yamaha.
È stato fatto. Diventato cioè, amico, per noi adottato. Il Lally era un mito, per loro la moto che avevo io era il primo bicicletta che era venuto fuori, uno dei nostri. Ci invitano dentro, fratellanza tra motociclisti. E vai birra? Esiste, si fa, si beve, quant'altro, cosa volete fare? Allora, no, stiamo viaggiando, vi portiamo noi nella clubhouse del paesino là vicino, che era un paesino dove vanno a giocare a biliardo. Allora, partiamo, sì. Montiamo in moto con loro, si portano in faccia e siamo stati una giornata insieme a loro. Andiamo in questo paesino e per me era l'emozione, quello che vedevo nei film, cioè vedere questi bar pieni di motociclisti in America con il famoso biliardo dove vai là, li sfidi mettendo un dollaro per giocare a biliardo. Io ho mai giocato a biliardo in vita mia, vado figurati. Là, tira fuori il dollaro, fuck! Ho perso 7 dollari. Con 7 pari mi sono divertito un sacco. Avrò perso anche 7 dollari, mi hanno dato tanto da bere. Ma tanto. Praticamente non siete usciti stesi. Siamo usciti orizzontali. E davanti c'era l'altro bar che era in lotta con loro. Uno era quello di motociclisti e l'altro era di redneck. Perciò erano i cowboy, questi caucasici trasferiti in Texas ed erano un po' nemici, non andavano molto d'accordo, erano usanze diverse e lì ogni tanto saltava fuori qualche rissa. Allora mi guardano, guardano di là, ma ti tu vuoi sei, buttare tu sei risse? Anche un cowboy. Io ho detto sì, guarda che fine fanno i cowboy. Piano piano? No, vanno da loro a fare a botte, però non era a fare a botte, si conoscevano comunque alla fine, non c'era molto buon sangue, però mi hanno presentato anche i ragazzi di là, si guardavano in cagnesco, erano... Pensavo avessi fatto anche a botte, no? Perché ormai le scopro tutte. Però oggi. Mi hanno raccontato, insomma, si sono seduti a raccontarmi che hanno fatto a botte la settimana prima e dovevano ripagare tutti i danni al locale. Vabbè, pensavo ho vissuto, che fossero solo cose di film. No, c'era, ho vissuto un po' questa situazione. E perciò l'ho vissuta la scena da film, perché non capita effettivamente da film. Gli hanno detto che era un caso, era successo e vabbè. Partiamo e continuiamo il nostro viaggio e andiamo a Fort Davis. Io là volevo vedere com'era la vita nei ranch, perché lì era tanto, però effettivamente era costruito per il turista. Perciò non vedevo la vita da ranch vera, originale, ma quella un po' strutturata per poter ospitare chi voleva andare a vivere in un ranch, farsi il giro a cavallo, ma non era la vita vera e propria. Allora abbandono Fort Davis, la tappa successiva era Fort Worth e partiamo e andiamo a Fort Worth. Nella data prendiamo una delle nostre uscite a caso. A caso. Queste uscite a caso sono spaventose. Sì, c'era un po' prima di arrivare ad Odessa, che è una cittadina appunto a metà strada, usciamo questo posto isolato, c'era il paesino, all'interno del paesino c'era una selleria, anzi là ci sono nei piccoli paesini le sellerie, perché è il punto di rifornimento per i ranch che lavorano lì intorno. Allora la prima selleria l'abbiamo trovata chiusa, la uscita successiva al secondo paesino, andiamo dentro in selleria, mi danno 3 numeri di telefono di ranch. Vado là, se non conoscono loro, quelli dire. Prendo questi telefoni, andiamo sulla cabina telefonica, perché non c'era il telefono, non c'era ancora niente, e chiamiamo. Chiamiamo il primo, questo risponde, gli diciamo, guardi, noi volevamo vedere com'è la vita nei ranch. Allora, parla la ragazza che era con me. Glielo dice in inglese, questo fa, dove siete? Siamo in un paesino qua vicino, non ci ricordavamo il nome. Questo ci fa la domanda. Ok, avete il McDonald's vicino? No, ok, so dove siete. Cioè, McDonald's c'è dappertutto. Il GPS. Perciò là c'erano le varie cabine telefoniche, l'unica dove non c'aveva vicino il McDonald's era questa. Parte, questa persona parte per venire a prenderci in un'ora. Lui è partito da casa sua per una telefonata, ha perso un'ora del suo tempo per venire a prendersi. Madonna, che arriva, meraviglia. Arriva. E io rimango così, c'era questo il pick up, esatto, infatti dicevo. Con le ruote gemellari dietro che non avevo mai visto, perciò quei due ruote giganti, a destra, due ruote alti. A destra dietro, no era un pick up grande, enorme, con 4 ruote dietro e due davanti, bellissimo, nuovo, partiamo, seguici, noi lo seguiamo, ci presentiamo e tutto, lui si chiamava Richard, arriviamo dopo
40 minuti, non un'ora, all'entrata del ranch. C'è questa entrata con la staccionata tipica e sopra c'era scritto Ranch Brunner, era il nome di questo. Chi è nel mondo dei cavalli avrà già capito magari di chi si sta parlando, all'epoca era molto famoso. Entriamo in questo ranch e dopo 20 minuti arriviamo nella casa. Quella era la sua proprietà, vi dicevo. Arriviamo lì e allora gli diciamo che vogliamo vedere com'è la vita, com'è il tutto. E inizia subito bene, vi porto a vedere i vari ranch. Aveva era diviso in quattro zone, nord, sud, est, ovest. Il ranch era 16 miglia a est, 18 a nord, 8 a sud e 22 a ovest. Era grandissimo, era una roba immensa. I ranch erano suddivisi dove c'erano i tori per di produzione, quelli che invece venivano cresciuti, quelli giovani che poi andavano a definire dove le varie zone, c'erano le varie razze di mucche. Quella più bella dove, cioè, era la zona delle Longhorn, queste mucche con le corna giganti. Bello. E là si è detto bisogna stare attenti, lui era, per andare a fare il giro ha cambiato pick up, quello era quello da festa, prendiamo quello da lavoro. Là si viaggiava in mezzo al deserto, ci sono tutti questi cespugli, certo. Ci sono il terreno sconnesso, si andava col pick up. Pensavo che avesse dato il cavallo. No, realtà, quello aspetta, dicevo... aspetta. Adesso facciamo il giro e nel giro, dopo le Longhorn, andiamo a vedere una mucca, c'era una mucca a terra, era uno, non mi ricordo che cosa, mi sembra una Chevrolet. E lui arriva e c'era questa mucca a terra che faceva fatica a respirare, va là, gli prende le narici e gliele allarga e inizia a muovere la testa e questa inizia a respirare e si alza. Ma ti pensa? Era stata morsa da un serpente a sonagli. Le non muoiono se le prendi in tempo, basta, perché il veleno del serpente a sonagli li blocca le vie respiratorie. Ma purina! E allora là era in uno stadio avanzato perché l'aveva presa evidentemente in qualche punto dove il sangue circolava velocemente, perciò era a rischio ed è riuscito a salvarla. Gli è bastato aprire le narici, fare un po' di pressione, ha lavorato in una certa maniera, la mucca si è alzata e dicendo: ma tu pensa! E allora cosa fa? Andiamo a caccia di questo serpente a sonagli, era lì vicino, era successo da poco. Troviamo serpente a sonagli. Tu non ti sei neanche goduto le orecchie, vi chiedo scusa, non so se da voi si dice, ma goduto le orecchie è un termine che esiste. Allora aveva preso uno dei suoi bastoni. Dopo ti dico una roba di Stefano, cosa ti ha detto? Vai, prende i suoi bastoni. Uno dei bastoni che aveva nel pick up, perché lui sono abituati, prende il serpente a sonagli, lo uccide. Gli taglia la testa, ok. E mi ha fatto vedere un po' quello che ha fatto, mi fa fare un altro giro, dopo mezz'ora torniamo, ha detto bisogna stare distanti per un altro po' di tempo dopo che il serpente è morto, perché non si sa mai, c'è il veleno che circola e quant'altro. Allora, per sicurezza ha fatto una cosa, dopo da lì mi fa, se voglio ricordo, io prendo, taglio la coda, il sonagli ce l'ho di sopra. Ma perché ti ha fatto passare dall'aeroporto? Ma è piccolissimo il sonagli, è piccolo, una cosa piccolissima. Se vedi con cosa sono passato in aeroporto. Insomma, prendo questa a sonagli, andiamo, torniamo indietro, abbiamo fatto il giro. Ci ha portato nel ranch, nel recinto dei suoi cavalli, quelli personali. Fa un fischio e arriva questo cavallo, una roba meravigliosa. Questo è il mio cavallo, ha 9 anni, per me, io sono andato a prenderlo quando aveva 3 anni e mezzo, a prenderlo dove? Degli amici che sapevano che cavallo gli piaceva gli hanno detto: guarda che qui in Nevada c'è questo cavallo libero, e lui è andato con l'asso a prenderlo. Non pensavo esistessero queste cose, sì, pensavo fossero adesso tutte non so inventate. Se c'è ancora. Lui è andato, ha preso questo cavallo, ha pagato qualcosa, non so cosa, comunque lui l'ha preso e se l'è portato, se l'ha addestrato, ha fatto, e quello era il suo cavallo preferito, che si viveva la sua vecchiaia, che ha 8 anni, è giovane, 8-9 anni, lo tirava fuori ogni tanto per farsi le sue passeggiate, perché una cosa sono i cavalli da lavoro, dove deve lavorare, fare una, e una cosa invece è il suo passatempo, la sua passione. E là ho visto di quei cavalli. Partiamo, torniamo in ranch e lì gli abbiamo detto: non abbiamo una meta, non abbiamo delle tappe,
con delle date. Sappiamo che cosa vogliamo visitare, ci mancava ancora il Grand Canyon, Monument Valley, ci mancavano ancora due o tre cose. E lì va bene, guardate, se mi fa, tu sai andare a cavallo? Sì. La ragazza mia, no, se vuoi stare qui domani mi arrivano i cowboy e dobbiamo fare il lavoro di transumanza. Due volte all'anno fanno il lavoro di transumanza, perciò arrivano spostano i cowboy, si va a fare bestiame, il giro del bestiame, si raggruppa, si fa. Bada! Cioè, gli avete regalato il mondo ai Igor. Sono capitato giusto. Gli montiamo avete regalato tenda, il mondo. La tendina, là in mezzo, e loro hanno riso di voi, perché loro le ma tende ma loro sanno ci avevano dato anche la camera, la però, casa, però, dai, però dovevano arrivare altri cowboy, quelli pagati. Sì, e tutto, no, per no, lavoro, no, ma figurati. Perciò io sono partito al mattino dopo con il cavallo, me l'hanno sellato e tutto, mi ha dato che me lo sono sellato, mi ha dato la roba. E vi dicendo, la ragazza è rimasta lì a ranch invece a fare i lavori a ranch e io sono andato a lavorare fuori. Un giorno l'andata nel recinto nord a recuperare tutte quante le bestie, dormito fuori e ritorno il giorno dopo con il recinto a sud. Perciò abbiamo fatto l'andata recuperando le bestie e siamo ritornati portando tutto quanto al ranch in sede. Quando siamo arrivati ci siamo ritrovati con l'altra squadra che aveva fatto il giro degli altri due recinti e lì abbiamo fatto il lavoro di marchiatura del bestiame, abbiamo fatto la suddivisione delle fattrici, i tori che da riproduzione, i tori che andavano ai rodei, i cavalli, lo stesso quelli che dovevano andare alla vendita, quelli che dovevano essere pronti per l'addestramento, tutta una serie di cose fatte lì in questo ranch. Il tutto ha durato 3 giorni. E dopo 3 giorni finita la festa, finito il lavoro, si fa festa. 6 giorni di festa per 3 giorni di lavoro? No, abbiamo fatto solo la sera del quarto giorno che ero lì in questo ranch e io cosa faccio? Oltre agli stivali a Nashville avevo comprato una camicia, parliamo di 3000 miglia di distanza. E questa camicia che mi piaceva raffigurava uno che montava il toro in ombra, in chiaroscuro, e che aveva questa immagine ripetuta come stampa. Metto su quella camicia per andare a questa festa, la camicia nuova, stivali nuovi. Andiamo alla festa, alla serata, dentro a ranch, dove si ballava sì un po' di two-step, ma era più musica d'ascolto, stare insieme, mangiare, le ragazze avevano preparato le cornie e cose varie, e dicendo Richard Brunner mi vede, Richard Brunner, sì vabbè, lo dico dopo, mi vede con quella camicia e mi fa, ok, cioè, parliamo, prende da bere, prendiamo la birra e mi porta nel suo ufficio a farmi vedere nell'ufficio come era organizzato, dove c'erano tutti quanti i vari premi, ok. E lì mi tira fuori una foto di quando ha vinto il campionato mondiale di rodeo. La foto è quella della tua camicia? Era quella della mia camicia. Io avevo la camicia di Richard Brunner che ho preso a 3000 miglia di distanza e che ho ritrovato a caso andando per caso in questa. È stata una coincidenza che più unica che rara. Alla fine il personaggio che noi abbiamo recuperato era Richard Brunner, a quell'epoca era quello che metteva la firma alla Billy Cook, alla sella Billy Cook. La Billy Cook era un'azienda che fa selle, e era molto importante, era una delle più costose, rinomate, e più aveva un riconoscimento da parte di trainer, più valeva la sella. Il primo in lista per il riconoscimento come trainer era Richard Brunner a quell'epoca, perciò era l'addestratore uno dei più E noi siamo capitati lì. È sempre il destino, sei sempre nel posto giusto al momento giusto, lo desideri talmente che l'energia infatti, fa tutto. Là mi aveva fatto montare il cavallo che portava con la quale ha vinto il Futurity di Renning e così via. Sono montato sopra questo cavallo, quando mi ha detto che cosa ha fatto avevo paura, persino tremavi. Ma infatti bastava dunque questo è stato io quanti addestravo anni fa? I cavalli non sono un addestratore, non porto i cavalli, non ho mai portato i cavalli a fare delle gare, facevo la smazzettatura, perciò quello dal grezzo portare a fare le passeggiate, i comandi base, non niente di più. E lì però avevo un cavallo che sotto lo sentivo che una cosa indescrivibile. Era il 97, io sono 72, 82, 92, avevo 25 anni. Che meraviglia, spettacolare. Allora volevo dirti che Giorgio, che sicuramente lo conoscerai, dice che storia bellissimo.
Mentre Stefano Bigman ha detto: che roba, la storia di Igor con i grilli sotto, cosa vuoi di più dalla vita? Un amaro lucano. Allora, ciao, ha mangiato il panino, sì, si vede dalla maglia, vero? Ok. Allora, ragazzi, bellissima, questa coinvolgente, la storia di Richard Branner, di Igor Pasin alla ranch di Richard Branner. Adesso, prima del prossimo video, parlo, siamo partiti per andare alla Monument Valley. Ecco, vai, proseguiamo. Ma di solito non le facevi? No, no, ruttare. Ma signore, posso ruttare? Vabbè, no, non avete problemi, si è sentito qualcosa qua. Allora, ragazzi, mandiamo un altro video intanto. Sì, mandiamo un altro video, che così, perché quello che è successo di là è ancora più dell'incredibile. Perfetto. Allora io dico con tutti i ragazzi che sono collegati su Facebook di passare di là nel nostro canale streaming ufficiale, che lo trovate sul nostro sito, che è www.countrylivetv.it, e lì c'è il video che adesso mandiamo in onda, che voi qui ovviamente da Facebook non vedete. Facciamo comunque la diretta su Facebook per indirizzarvi di là, perché lo streaming è partito già la settimana scorsa. Quindi adesso il video, me lo sono preparato, deve essere del nostro grande DJ Renegade, che ci propone Surrender Hill, Empty Bottle of Dreams. È un valzer dall'Arizona, una copia non solo a livello musicale ma anche nella vita quotidiana, forse poco conosciuta dalle nostre parti, ma molto brava a descrivere emozioni con gli strumenti classici, come in questo valzer da scoprire e assaporare con l'udito e con l'animo. E con questo ringrazio Andrea Gobbo, DJ Renegade Residence del Country Road della sabato sera, perché ci manda sempre dei videoclip bellissimi. Quindi per vederlo vi conviene spostarvi di là, www.countrylivetv.it. e adesso lo mandiamo in onda. Questo è il nostro DJ Renegade, lo vedete. E siamo tornati qui dopo questo bellissimo video di DJ Renegade. Andrea Gobbo ci fa sempre dei video meravigliosi, una selezione di video stupendi, birrettina, perché effettivamente oggi lo sto spremendo Igor Pasin. Ricordo ai ragazzi che erano in diretta su Facebook che facciamo queste dirette veloci per ricordarvi che siamo in realtà sul nostro canale ufficiale in streaming, che trovate su www.countrylivetv.it. quindi passate di là, e c'è anche il numero dove potete scrivere per chiedere informazioni, sì, a Igor. Vai. Allora, Igor, se eravamo arrivati che adesso dovevi andare alle Mountain, alla Monument Valley. Vai. E noi, vabbè, prendiamo la nostra macchina, partiamo contenti, belli, beati, pacifici. Non mi ricordo se è stato in quel punto, è passato tanto tempo. Ma per darvi un'idea dell'ospitalità che c'era, di come si comporta la gente, era le 2 di notte, io stavo dormendo in macchina, la ragazza stava guidando, Mara stava guidando, stavamo andando su questa strada, però si era persa, ok, e allora andava avanti titubante. Mi chiama, io mi sveglio un po' così, ok, e allora mi fa: bisogna guardare la cartina dove siamo. Apri la cartina, non c'era navigatore, c'era niente. Certo, apri la cartina, e in quel momento stavamo andando ai 20 all'ora, 30. Dietro di noi c'era una macchina che non ci superava. Eravamo su questo stradone lungo, dove qui in Italia superi anche se vai ai 90 all'ora. Chi ha freddi stava andando ai 20 e questo non ci superava perché la linea era continua. Ma davvero? Pensavo che non sapesse la strada, che ve la voleva chiedere a voi. Insomma, a un certo punto noi ci fermiamo sulla destra, dopo 10 minuti di titubanza, per capire dove eravamo. Questo dietro si affianca, tira giù il finestrino e ci chiede qual è il problema. E noi diciamo che ci siamo persi. Dove dovete andare? Guarda, noi domani dobbiamo andare a Monument Valley, o non mi ricordo qual era il punto, comunque dove dovevamo andare. E lui prende e gli fa: seguitemi. A quell'ora questo prende, gira la macchina, torna indietro, lo seguiamo, ci porta nella direzione giusta, arriviamo a un incrocio, ci ha messo circa un 20 minuti di strada per poi ci ha detto: bene, continuate di là. Noi siamo andati avanti, questo si gira e ritorna per la sua strada. Ma noi siamo così bravi come turisti? No, o li mandiamo sempre al paese perché ci cambiano strada davanti? A me capita, cioè quando posso, sì. Sei gentile, sì, è bellissima questa cosa che scopro. Pensavo che gli americani non fossero così. Quando siamo andati in un'altra cittadina, El Paso,
andiamo su un supermercato a comprare la roba, lì c'era la guardia quella di controllo, di e sicurezza. Allora facciamo due o tre chiacchiere, questo parlava un po' spagnolo, un po' inglese, e gli chiediamo dove si può andare a ballare country. Certo. E questo non lo sa, e fermi qua. È andato in giro 10 minuti a chiedere a tutti. Fantastico. Ed è tornato con l'informazione che ci serviva. Fantastico. Ma fermava la gente, a chiunque, erano lì, ma vedevi anche a quelli a cui lo chiedeva, dicendo guarda, ci sono degli italiani, vanno a guardare. Anche quelli che veniva chiesto, non lo sapevano, chiedevano ad altri. Finché ci è arrivata l'informazione, alla fine, dopo un quarto d'ora, ci sono arrivati due posti dove poter andare a ballare country. Che meraviglia! Era anche il 97 in realtà, sì. Cioè, erano altri tempi, io mi ricordo. C'era che... più comunicazione, non c'erano i social, non c'erano i telefoni, non c'era. Quindi c'era più, molta più forse rispetto anche, no? Voglia di comunicare. Non lo so, vediamo ad oggi come potrebbe essere. Mm. E, vabbè, comunque siamo in viaggio, partiamo per la Monument Valley. Ah sì, in viaggio si passa davanti ad Amarillo. Amarillo by morning, Georgia Strait. Ma che brava! Beh, perché Gian Arturo Martinez l'ha interpretata in mezzo, la canta in spagnolo, quando comincia in spagnolo a me mi vengono i penotti alti così. Bellissima, bevi, bevi intanto che io controllo. Ragazzi, vi ricordo, mentre lui sta spiegando che siamo in diretta su Facebook, ma in realtà è per comunicarvi che il nostro canale streaming è aperto già dalla puntata precedente, dalla settimana scorsa, e trovate tutto sul nostro canale di là, per cui i video qui su Facebook non li vedete, vi dovete spostare su www.countrylivetv.it e allora vedete i video, c'è anche il numero sul quale telefonare per fare domande a Igor Pasin. Riprendiamo. Ok. No, vecchia arriva, vecchia arriva, sono già preoccupata, vecchia arriva. Chi è questo? Questo è per la Patrizia. Ecco, no, ma vecchia meraviglia, sono già diventata Patrizia, Tiziano, non Tiziana, ma è lo stesso. Cioè, si vede, si vede. No, ma che Daria, che meraviglia, questo è il famoso panino unto, sì, onto. Sì, ma infatti... non tanto, non c'è la carne lì, non c'è la salsa. Beh, insomma, ragazzi, adesso io non so se si vede, guardate che meraviglia di roba. Cioè, adesso bacio anche la Daria, già baciamoci in diretta così, senza pudor. Dopo cosa ho distrutto? È venuto qualcosa? No. Vai. Tu mangi. Grazie, Daria. Dai, vieni qua anche tu a mangiare. Dopo vieni qui. Te lo faccio anche il tuo? Si fida, sto giro si fida. Perché sennò cucini da solo tu? Sennò tu cucini da solo? No. Non lo fai fare alla Daria, vai, diamo il cambio, vai. Meraviglioso! Ragazzi, venite a mangiare al Country Road, vai. Insomma, Amarillo era famosa per la bistecca di 72 once, cioè questo posto dove vai a mangiare, se in un'ora mangi la bistecca da 72 once, non la paghi. Lo faranno allora, anche qui al Country Road, Io non me ne intendo tanto, ma 72 once deve essere due tantissimo. 2 kg e 2. Ma perché c'è gente che ce la fa? Sì, madonna. Mi raccontava Gianluca che, conoscendo il posto, c'era stata una persona che ne ha mangiate due. Una in 45 minuti e poi l'ha rifatta la sfida, ne ha un'altra in 50 minuti. Adesso non ricordo bene i minuti. Comunque... Poi dopo l'hanno ricoverato e gli hanno fatto il trapianto dello stomaco. No, non è vero. Io mi ordino questa bisteccona. Era una delle nostre tappe, avevo i soldi per la bisteccona. Non li avevo più quel momento lì perché li avevamo un po' esauriti, però rinunceremo a qualcos'altro e ci siamo presi la bisteccona. Non l'ho mangiata tutta in un'ora. Hai avuto anche il coraggio di mangiarla tutta? L'ho mangiata tutta, ci ho messo un'ora e mezza. Pensavo ci avessi messo un giorno e mezzo, ma lei ti poteva aiutare? Diciamo che non l'ho mangiata proprio tutta perché ne ho dato un po' alla... Ecco, dicevo, ma ti poteva aiutare lei o no? No, sempre per il concorso, per la gara no, devi mangiarla tutta da solo. Però essere lì in questo locale con... tutto quello che si sentiva dire di questo locale, di quello che rappresentava per i cowboy. Io vorrei che tu rispondessi a questo Rouge, e vorrei che mi dicesse chi Igor è. Igor non cucina, assembla alimenti. Grazie. Sulla chat ufficiale, perché siamo di là in streaming, c'è il Rouge che dice Igor non cucina, ma assembla alimenti. Meraviglioso. Chi sei, Rouge? Diccelo. Beh, insomma, niente, facciamo anche questa cosa da Amarillo. Lì vicino ad Amarillo c'era il Canyon de Chili, è un altro canyon famoso, non come il Grand Canyon, però ci attraeva perché lì conoscevo una persona, aveva i cavalli e ci siamo fatti il giro del canyon a cavallo.
deve essere una roba meravigliosa, ma meravigliosa forse, diciamo, perché noi non abbiamo l'occhio per queste vastità, forse. Poi sì, magari loro vengono da noi, vedono una chiesa bizantina, rimangono basiti, quindi è un credo uno scambio alla pari, no? Però queste immense spazi vuoti con queste, beh, la natura fa delle cose meravigliose, in realtà non era l'uomo, sì, è la natura, quindi vabbè, insomma, facciamo, passiamo ai camici. Anche lì è stato un po' una fortuna, perché questo mio amico non c'era, l'ho chiamato e ci manda da un altro che era un suo commilitone, che era sempre un Marines, questo era un suo commilitone che aveva i cavalli in un'altra zona. Andiamo là e conoscevo anche quello, perché era commilitore della casa della licenza. Andate in famiglia, dove nel famiglia. 92 io ho ritrovato questa persona, allora, che deve essere stato bellissimo. Sì, sì, cioè, siamo stati là a mangiare, ci ho fatto da mangiare, ci ho fatto il giro a cavallo vabbè. E perciò per quello ne ho approfittato. Che meraviglia. Partiamo dal Canyon di Cili e andiamo alla Monument Valley. C'è uno che sta facendo autostop, un barbone, noi ci fermiamo, diamo passaggio a questa persona. Questo monta, non parlava inglese, non sappiamo a chi abbiamo dato passaggio. Vedevi che era un barbone, era vestito un po' trasandato, era con i capelli lunghi, aveva dei lineamenti un po' particolari. Ci chiede dove stiamo andando, noi gli diciamo stiamo andando alla Monument Valley, bene, la mia stessa direzione. Arriviamo, entriamo nella Monument Valley vicino alla zona delle montagne che vediamo spesso nei film, questi picchi, questi monti di colore rosso, e quella lì era tutta quanta riserva Lakota. Per poter fare il giro intorno a questi picchi bisognava passare una sbarra, era organizzato dagli indiani, là bisognava dare un contributo per poter entrare e fare questo giro. Ci mettiamo in fila, c'erano quattro macchine davanti a noi che volevano fare il giro, ci mettiamo in fila, ha detto il nostro passeggero, vai tranquillo, vengo anch'io così vi dico un po' di cose di questa zona, abbiamo capito che era della zona. Arriviamo dove c'è, toccava il nostro turno per pagare e entrare e alzare una sbarra, lui scende, va a fare due chiacchiere con gli indiani che hanno vestiti da indiani in quel punto, ritorna in macchina, alza una sbarra, noi passiamo. E ci racconta tutto, per file, per segno, in una cosa impressionante. Allora era il capo tribù, si faceva fatica a capire tutto quello che diceva. Facciamo questo giro, torniamo indietro, arriviamo in un punto dove non si poteva scendere dalla macchina, che era controllata, perché c'erano una delle vecchie abitazioni, una capanna, che non era un tipi, era una capanna che veniva utilizzata come abitazione dagli indiani all'epoca, e là l'avevano lasciata. Noi andiamo lì, ci fa scendere, accompagnati dagli altri ragazzi, ci fa entrare nella capanna, vediamo tutto, bisogna stare attenti perché cadeva un po' a pezzi, però vediamo un po' come era strutturata. Di fianco aveva la capanna del sudore, che era messa lì per far vedere com'era la capanna del sudore, però di solito la capanna del sudore la montano vicino a un fiume. La capanna del sudore, per chi non lo sa, è una capanna che veniva costruita per purificare l'anima. Ma te pensa? E per purificare anche il corpo quando aveva dei problemi legati a qualche malore, qualche malattia, qualcosa. La loro medicina era molto legata alla capanna del sudore. Va bene, torniamo indietro. Abbiamo fatto perciò un'ora di giro della Monument Valley. All'uscita c'è la strada principale per uscire, che è piena di bancherelle fatte dagli indiani, dove si potevano comprare oggetti costruiti da loro da portare a casa. Lì era tutta riserva Lakota. Nel 97 c'era un unico posto dove si poteva dormire, era un albergo dove si pagavano circa $700 a notte per poter dormire là. Ma tantissimo! Esatto, era una riserva e perciò non si poteva fare, l'unico posto era quello. Passato perciò un chilometro di bancarelle, ci fermiamo alla penultima. Lui scende, va a dire due parole alla ragazza che c'era lì, ed era la moglie. Facciamo altri 300 metri, stradina a sinistra, proprio davanti alla Monument Valley, avanti un chilometro e mezzo c'è la casa sua, una catapecchia che aveva pezzi, era un po' nascosta, però era casa sua. Lui era il padrone di tutta la vallata lì davanti,
e là non si può, si può solo passare. Noi abbiamo messo giù la nostra tenda, siamo rimasti là 5 giorni. La tenda di abbiamo Igor! Abbiamo messo la nostra tenda. E io al mattino, come mi svegliavo, aprivo la tenda e c'era la Monument Valley davanti. Ma che meraviglia! Guarda, lì in questi 5 giorni siamo stati, ci ha presentato sua moglie. Lui non faceva un cacchio. Lui portava in giro la gente. Lui aveva 5 quarter là, 5 cavalli quarter liberi nella sua... li lasciava da liberi, lui non aveva soldi, non poteva fare niente. Ah, il patto era che noi potevamo rimanere lì, in cambio dovevamo andare nel paese vicino a 2 ore di strada e tornare indietro con la birra, perché a loro non era permesso comprarla. Ah. Io andavo, compravo la cassetta di birra al giorno e la portavo lì. Ecco, qua ci voleva già l'UTX però, quello della birra, quello degli alcolici è giallo, scherzo, vai. Allora, io appassionato della cultura degli indiani, volevo anche vedere com'era la vita. Ma quindi questo signore era un indiano in realtà? Sì. Ma tu pensi? La moglie ci porta a vedere il Colorado, dove vanno a lavare gli indumenti, come la fumano, come fanno, e nelle grotte dove vanno a recuperare le pietre azzurre che fanno i monili, che fanno tutti quanti le loro, i loro ricordini, ci fa vedere come li scava, come li procura, e poi perciò vicino al Colorado, in queste grotte, a circa, erano 8 miglia. Se devo dirla io adesso, circa 12 chilometri da dove abitava. Che bello! E c'era, perciò siamo andati a vedere queste grotte dove andavano a recuperare queste pietre, non mi ricordo come si chiamano, mi sfugge. E stiamo un po' con loro, però la mia voglia era quella di vedere la vita degli indiani d'America, quando si raggruppano, quando fanno qualcosa. Ecco, là era abbastanza vietato, poi ci spiegano che era una popolazione di 8.000 persone, dove la maggior parte erano alcolizzati, non portavano più avanti la vecchia cultura, se non alcuni piccoli situazioni. Una volta alla settimana i vecchi si raggruppavano con i giovani che volevano avere l'informazione della loro cultura, dove la raccontavano, perché là non usano molto la scrittura, ma usavano intorno al fuoco raccontare le cose e tramandarle tutto quanto a voce. Col verbo, esatto. E sì, lo facevano tutto in lingua Lakota. Là non si poteva partecipare, però attraverso questa conoscenza che abbiamo avuto, che abbiamo fatto amicizia, ci fa partecipare. Noi ci sediamo, non in centro, un po' distaccati, distanti da dove succedeva tutto. Era tutto in lingua Lakota, non capivamo assolutamente niente. Nulla. Zero, siamo rimasti là 2 ore ad ascoltare, io ero al settimo cielo, ero là così che mi vedevo questo fuoco con la gente intorno che parlava, che si passavano la pipa, chi aveva la pipa poteva parlare. Ed erano tutti vecchi e parlavano, in pratica quello che mi hanno detto, che mi ha tradotto, parlavano del problema loro odierno dovuto all'alcol e dovuto ai giovani che non portano più avanti la cultura dei Lakota di quella zona, perché poi ci sono altre zone in cui invece venivano più portate avanti e quant'altro. Allora mi sono vissuto anche quella situazione, non l'ho vissuta a fondo, non l'ho potuta vivere in prima persona partecipando a questa cosa, perché era vietato, era già un taglio alla regola, mi sono costate 3 casse di birra. Per fortuna costava poco la birra. 3 casse di birra, bellissimo, è stata un'esperienza meravigliosa, esatto. Meravigliosa. E il giorno dopo siamo partiti, direzione Grand Canyon. Abbiamo fatto un giro molto lungo con la macchina. Quando noi siamo arrivati a Phoenix a affittare la macchina, abbiamo avuto dei problemi, perché bisognava avere la carta di credito. Noi avevamo i contanti, abbiamo prenotato la macchina via internet, ma non ce l'hanno data perché non avevamo la carta di credito. Ah. Abbiamo dovuto cambiare compagnia. La compagnia che accettava i contanti, abbiamo perciò il pagamento immediato, ci aveva fatto firmare il contratto. Ogni chilometro in più, ogni miglia in più, delle 6 miglia che poi erano dentro il contratto, bisognava pagare 0,050 centesimi. Ce l'hanno detto a voce. E nessuno conosceva l'inglese? No, perché è giusto? Lei lo conosceva. Ah. Controlliamo il contratto, perché avevamo fatto effettivamente già 4 miglia in più. 4 per 50 centesimi? Non erano 50 centesimi, era di più. Erano 5 centesimi, erano invece 50, 10 volte di più. Era venuto fuori che solo in quel momento noi avremmo dovuto pagare circa 6.000 dollari. Cioè, costoso sto viaggio, eh? Costoso.
Cioè, hai voglia di lavare dei piatti? Allora, ancora, c'era il Grand Canyon, beh, tanto lo posso dire, ormai è caduto in prescrizione in realtà. C'era il Grand Canyon là vicino. Ci siamo buttati giù col bungee jumping, no? No, io ero felicissimo. Buttavo giù la macchina. Io non avevo soldi. Eravamo lì con i soldi contati. $6,000, da dove li vado a prendere? Io ero pronto a buttare giù la macchina dal Grand Canyon. C'era l'assicurazione che l'ha pagata. E io ho detto, no, non posso portarli, facevo prima a comprarmela, pagavo meno. Sì, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Perciò l'idea era quella di buttarla giù dal Grand Canyon. I figli sono dentro, ragazzi, non sentono assolutamente nulla. Vai. Allora, qui dietro ride Daria, che sta ridendo, ve lo voglio dire. Ciao Harley, vai. Facciamo questo, questo giro verso il Grand Canyon, dopo che ci siamo accorti ed eravamo, no, agitati di più, non sapevamo cosa fare proprio. Era... certo. Io devo tirare indietro il contachilometri. E da lì, era una macchina giapponese. E da lì abbiamo scoperto che Igor è diventato anche un meccanico di auto. Vai. Ci fermiamo in quei supermercati 20, parti 24 ore su 24. Compro il set necessario. Martello. Cacciaviti, un set di cacciaviti, chiavi a grugola e via dicendo. Arriviamo Grand Canyon, foto Grand Canyon, bello, io, però non ce lo siamo gustati perché eravamo... Eravate, sì, ci credo. Esatto, ma veramente... veramente io ero là pronto per buttarla giù. Sì. Smonto il cruscotto, lo smonto completamente. Tipo l'IKEA, no? Che dopo non sai più i bulloni che ci sono dove vadano, ma non importa, guardate che abbiamo smontato, vai. Tiro indietro con tachilometri. Si tira indietro, vai, ero tutto agitato dopo 3-4 ore di lavoro. Tiro indietro, rimonta tutto. Boh, parti, con tachilometri non gira. Era fermo, bloccato. È il bullone dell'IKEA, l'ho detto subito. Ci rifermiamo, ho detto no, rismonta tutto, non sapevo cosa avevo sbagliato. Parlo, controlla, fa, prendi proprio il contachilometri, lo smonto, lo pulisco, rimonta anche quello, rimontato tutto, contachilometri gira. Abbiamo fatto il calcolo per arrivare, ritornare a Phoenix con i soldi 500 dollari di anticipo. Con 500 miglia di anticipo, perciò anziché averne fatte 13 miglia risultava 5.500. Perciò avevo già fatto il calcolo di tutta la strada che ci tornava. Visitiamo il Grand Canyon. Allora, Monument Valley mi è rimasta impressa. Grand Canyon un po' meno, bellissimo, però è una cosa un po' diversa. Facciamo questo giro di ritorno, siamo nella strada di ritorno ed eravamo senza soldi. Ah! Ho preso due gratta e vinci in America. Su uno ho vinto $100 e sull'altra 50. Allora, la prossima volta che venite al Country Road, sapete che dovete toccare un braccio di Igor perché vi si attacca. Perché ha fatto un viaggio che più... che siamo in fascia protetta, più bip di lui non ce n'è. Vai. Arriviamo, che ci manca un giorno di viaggio per arrivare a Phoenix. E avevamo ancora 4 giorni prima dell'aereo di ritorno. Allora, arriviamo in questa... Ha ragione la Debbie, leggi cosa ha scritto, poi parlano dei napoletani. Ha ragione la Debbie. Insomma, controlla cosa è successo. Noi nel nostro viaggio in macchina, dopo 3500 miglia, dovevamo fare il cambio olio. Quando si fa il cambio olio, l'azienda che ti fa il cambio olio attacca l'etichetta nella macchina, scrivendo dove erano e i chilometri che hanno fatto. E là avevamo speso circa $60 per il cambio d'olio. Solo che guardando l'etichetta ci siamo accorti che se avessero fatto i conti del punto in cui abbiamo fatto il cambio d'olio e tornare indietro, i chilometri non quadravano, le miglia non quadravano. Cioè, quindi... Quindi ho tolto l'etichetta e ho rifatto un cambio d'olio. Di tutto di più. Succede solo di tutto di più. Che ho finito i soldi. Non avevo più soldi, eravamo a secco. Non avevamo più soldi per la benzina per arrivare a Phoenix. Allora, fermati un attimo che devo capire cos'è accaduto. Secondo me ci seguono i ragazzi di Facebook, ma si è bloccato, vedo... è ripartito, scusami. È ripartito. Aspetta che guardo un attimo, no? Devo vedere, perché qua abbiamo 50.000... 50.000... Si deve essere attaccato qualcos'altro che mi ha portato via la linea. Vediamo un attimo.
perché mi dispiace se perdono questo questo dunque vediamo, perché io ce l'ho aperto, ho visto che mi ha dato perfetto, scusatemi, quindi c'è un file d'immagine però. Quindi siete arrivati al fatto di perfetto. Perciò, sì, perché adesso deve recuperare tutto quello che abbiamo detto che è rimasto in memoria. Sì, sta andando, vedi, perfetto. Quindi quello che volevo dire per io, non so se avete capito, se era fermato, che lui aveva messo indietro il ripartito, perfetto, grazie. Aveva messo indietro il contachilometri, però si era accorto che quando hanno fatto il cambio d'olio dell'olio, nell'etichetta c'erano i chilometri diversi. Sì, c'era la zona dove l'abbiamo fatta e facendo i calcoli non quadravano i conti. Perciò ho tolto l'etichetta. Ho rifatto un altro cambio d'olio perché stavo entrando in panico ancora. Cioè, non so se mi sono spiegata, ragazzi. Poi dopo ha ragione Debbie che dice: questi sono i napoletani. Perfetto, ce la possiamo fare. Vai, allora, questo è stato il viaggio. Ok, ho finito i soldi. Non avevamo più i soldi per la benzina per arrivare in aeroporto. Scusate, quelli dello streaming lo sanno che aveva preso due gratti vinci, aveva vinto 100 euro, 50 euro. Vabbè, 100 dollari, 50 dollari. Scusate, vai. E cosa fai? Là in America è abbastanza facile. Ci siamo fermati in un autogrill dove c'era il benzinaio, dove c'era il distributore di benzina, e là ho detto: guarda, non ho i soldi per arrivare in aeroporto, hai da farmi lavorare? E ho fatto una giornata di lavoro a far benzina alle macchine. Ma che bella sta cosa! Mi ha fatto il pieno alla macchina e siamo andati siamo ritornati a Phoenix. Bellissimo, sono proprio bellissime queste cose. Allora, tante cose le abbiamo tralasciate. Quando eravamo siamo andati a Tucson. Tucson io lo consiglio a tutti, per chi è appassionato del Far West. Là ci ho lasciato giù il cuore. Quello che mi è rimasto di più oltre al Monument Valley è stato a Tucson. C'è la Tucson, la nuova cittadina, e la Old Tucson, questa cittadina vecchia. Siamo in Arizona. Lì è dove ho visto i posti che hanno dato l'idea a tanti registi per i film western, dove è stata fatta la sfida all'OK Corral, perché era una storia vera. Ho visto la tomba di Wyatt Earp, ho visto tutte che quelle bello. Cose che quando le ho viste, quando ho visto la tomba di Wyatt Earp mi sono messo a piangere. Sì, perché sono cose che magari uno... Per me era una roba veramente, ero lì davanti, avevo sta roba, che non ha niente in particolare, sta fossa che magari era finta con una croce di legno sopra scritto, però... Essere lì, vedere questa cosa, sapere che sto... Che eri in quel luogo. Esatto. È stato è una delle cose che mi ha colpito di più. È molto emozionante, emozionante. Sì, è bellissimo. Bello, piacere. In questa zona, quando eravamo lì a Tucson, c'è il deserto. Nel deserto ho trovato un teschio di mucca. Quelli che si vedono nei film. E ce l'hai di sopra in camera anche questo? E ce l'ho di sopra. No, ma non ci posso credere. No, oh, l'ha fatto passare con tutto all'aeroporto. Da noi. Quello è quello che non mi hanno beccato. Perché era grande. Allora, abbiamo fatto fare la riparazione a loro perché era tutto rotto. Ho preso i vari pezzi. Eravamo lì a Tucson, là vicino c'erano degli indiani che facevano di lavoro proprio la ristrutturazione di questi dischi che poi vendevano. Io gli ho preso quello che ho. Che abbiamo trovato noi nel deserto, li ho portati vari pezzi, l'hanno lavorato, l'hanno strutturato, gli hanno messo le corde intorno ai corni, mettendogli della resina dentro per attaccarle al teschio. Gli hanno fatto un trattamento e quel teschio lì ce lo siamo sempre portati dietro. Nello in zaino, aeroporto. Vedete quando spuntano le corna nello zaino da dietro, scherzo. No, in aeroporto, per riuscire a passare al controllo. L'hai messo in testa l'amorosa, no scherzo. Una borsa di nylon semplice col teschio dentro avvolto nella carta di giornale e lo teneva in mano la Mara, la ragazza. Io ero davanti vestito tutto trasandato con delle borse molto schifosissime esatto, che quando siamo arrivati hanno fermato me. Così erano concentrati su di me. Allora ragazzi, fortuna che è caduto in prescrizione, ha ragione lui il reato, perché ci ha raccontato una storia dietro l'altra che adesso se ci sono in diretta dei carabinieri tipo Vincenzo che ci sta guardando, ti mettono in galera. Vincenzo, abbi pietà, è un tuo amico, gli vuoi bene anche se hai saputo queste cose incresciose. Beh.
cioè non lo so io. Quando non siamo so. Arrivati all'aeroporto, che abbiamo restituito la macchina, avevo ancora paura perché avevo smontato un cruscotto, magari c'erano i segni, vedevano qualcosa, perché loro fanno il controllo dopo. Cioè Vincenzo, non infatti, ascoltare tu per favore. Ci hanno accompagnato all'aeroporto dalla sede di dove c'era la macchina da affittare, con la stessa macchina per vedere se era tutto a posto. Problemi neanche uno, io ormai che tremavo, e invece è andato tutto bene. Dunque, e Vincenzo sta ridendo come un matto, quindi volevo dire, questo viaggio di Igor si è trasformato in una cosa meravigliosa, dove però è accaduto di tutto, di più, e quindi devo dire che è stata una cosa molto... Posso dire che ha fatto tante cittadine, tanti paesi, e a ogni paese andavamo a vedere come era vissuto il canto sotto l'aspetto musica e ballo. Ah, immagino. Musica c'era dappertutto, ballo non dappertutto. C'era sia line dance che two step dappertutto. Line dance l'abbiamo trovato in 7-8 paesi, erano tutte quante line dance che già conoscevamo, tranne qualcuna avevano qualche piccola differenza. Si ballavano, lo ballavano principalmente le ragazze, gli uomini non sono portati per il ballo, specialmente in Texas, in Arizona. Qui da noi c'è qualche uomo che balla, che è portato per il ballo, là ancora meno. Ok, facevano dei balli, venivano comunque portati avanti e avevano un determinato stile che magari potrei prendermi con la domanda che mi hanno fatto, che ho detto in apertura di puntata. Perciò non è vero che non c'è la line dance, c'è anche la più sporadica, vissuta in maniera diversa. Quello che ho visto da questo viaggio e niente, so, dopo magari risponderò alla domanda spiegando come erano le line dance all'epoca, come erano vissute e cosa si faceva. Allora, io sono qui che sto controllando se la linea va bene, ma penso che sia tutto ok, che abbia ripreso, ogni tanto si perde qualche frammento, ma d'altronde, anche se sono passati 20 anni alla luce di tutto ciò, che se vorrai tornare in America forse non ti ci faranno tornare, neanche entrare. Cara la tata. Dai, Barbara, hai ragione. Dobbiamo andare insieme io e la Barbara. Almeno la Barbara sa inglese, conosce l'inglese, no? Perché sennò chissà dove ti mettono. Devo fargli vedere. Io Fede che facciano il biglietto a tuo nome, ma in realtà poi parte la Barbara e la Sara e a te ti lasciano a casa, vero Barbara? Perché mi sembra giusto. E così, ascolta, allora io nel frattempo manderei un video che volevo mettere a posto qui una cosa, anche perché siamo quasi per arrivare alle 2 ore. Quindi devo dire che è stata una puntata davvero carica di emozioni. Io non so cosa si stanno scrivendo Harley con Massimo, perché passano, sono talmente scritti alti che non li vedo, e in realtà mi dice Rouge che non vuole dire chi è, preferisce restare nell'anonimato perché sennò te non lo fai più entrare nel tuo locale. Ma ha detto ciao tizi, torno alla URAR, quindi chi sarà dei nostri? Chi può dirlo? Una cosa, una mia peculiarità è che non sono curioso. Ecco, invece no, mi piacerebbe sapere. Allora ragazzi, facciamo partire il video, quindi ricordo a tutti quelli che sono su Facebook di spostarsi sul nostro sito, perché in realtà è il canale streaming fatta, la Barbara ha detto fatta cosa? Che andiamo insieme, gli devo far vedere un po' di posti. Perfetto, amore, perfetto. Sono contenta per voi due. Allora, vi ricordo di andare su www.countrylivetv.it perché c'è lo streaming e i video li vedete di là. Noi facciamo la diretta Facebook soltanto per dirvi che appunto siamo di là sullo streaming ufficiale della TV. E, facciamo il video di Loris DJ. Mm-hmm. Nel frattempo finiamo di fare le ultime cose, anche perché io ho il mio meraviglioso panino unto. Non so se lo vedete. Ma si è raffreddato. Che anche si è raffreddato, che è qua, meraviglioso. Facciamo vedere il mio, mi passi quello. Scusami, ti passo il tuo, che è meraviglioso, qua c'è di ogni, anche la mousse, ma c'è anche la maionese, ma fa male, no, la maionese. No, non c'è la maionese, c'è il formaggio. Il formaggio, bravissimo. Salsiccia, formaggio, pomodori, cipolla e insalata. Perfetto, cipolla, Barbara, preparati. Allora, tanto per farvi vedere la mangiata, la come grandezza. Funziona. Sì, no, è gigantesco, anche io ce l'ho qui. Il panino che facciamo, chi lo fa il panino qui al cantino? Adesso l'ha fatto la Daria, ma... Durante le serate c'è Badole. Il primo paninaro dei panini unti a Padova. No, ha detto che va con Sara, non che viene con te.
stronza. Scusa, scusa che rido, Barbara, scusa, vai. E io non mi faccio problemi con lei. Oh. Vai, allora, questo paninaro che viene durante le serate vi fa il panino, giusto? Mm. No, adesso non parla più. E l'ho fatto per 20 anni. Te l'hai fatto per 20 anni? Questo paninaro che viene. L'ha fatto per 20 anni. È il primo a Padova che ha fatto il track food. Perfetto. No, siccome dicevano i ragazzi di prima che sono collegati che tu non cucini ma assembli cibi, mm-hmm. che è vero, mancano i peperoni, dice la Debbie però, mm-hmm. I peperoni mi sa che me li ha messi a me. No, io il mio è vegetariano. Allora, mentre siete qui e noi mangiamo, adesso vi volevo dire... Sì, così, dai, allora, vi mando col video di Loris DJ, il video di Loris DJ che però ricordo quelli su Facebook di passare sul nostro canale streaming che è www.countrylive. Brava Barbara, chi è? È la Sarina? Aspetta che vediamo, non vedo più, non vedo. Marilu, brava Barbara. Allora, vi mando il video di Loris DJ, però è sul canale streaming, quindi su Facebook non lo vedete, lo devo giustamente... Su Facebook ci vedete mangiare. Anticipare che è un bellissimo video di Travis Tritt. Put some drive in your country. Questo artista famosissimo della Georgia con una grande produzione discografica rappresenta un po' la carica del country rock sudista. Grande chitarrista che come tutti i grandi musicisti è partito dal bluegrass, che suonava da ragazzo con artisti come Vince Gill e Marty Stewart, voce inconfondibile che dà la carica solo a sentirlo. I suoi pezzi sono intrisi di blues, rock and roll e country music tradizionale, sound tipico di questo artista. Molti suoi pezzi sono apprezzati dai ballerini di line dance come Start the Car o Southbound Train. E saluto anche Stefano Danelon. Ciao, buon appetito, grazie per il bel ricambio. Sei bello anche tu. Daria arriva ed ciao. È qua col paninozzo. E adesso io, Stefano, passa di là che abbiamo il suo streaming attivo, perché adesso il video lo vedi di là ed è www.countrylivetv.it. E io faccio partire questo bellissimo video di Loris DJ che è qui. Guardate che meraviglia, Loris, e il brano è questo per tutti voi. Ci rivediamo fra... E siamo ripartiti! E siamo ripartiti col boccone in bocca, buonissimo! A me mi hanno fatto un panino vegetariano, che è una roba meravigliosa, giustamente... Guarda la cipolla, guarda. Ottone diceva, i peperoni no, perché poi si ripresentano. No, a parte che è troppo presto mangiare per te, di solito mangi tardissimo, quindi va bene così. Allora, volevo salutare tutti i ragazzi che si collegano in continuazione, ricordando che... su Facebook facciamo queste dirette flash per ricordarvi che siamo in realtà sul nostro canale streaming che è www.countrylivetv.it. Sì, siamo seri, sono tutti belli, perfetti. Perfetti, l'altra cosa importante è che, volevo dire, siamo arrivati ad Energy Party il 30, cioè sabato. Tutti quelli che quest'anno hanno partecipato, ci troviamo, Vincenzo compreso, Marilu compresa, ci troviamo al Villaggio della Salute Più a Monterenzio di Bologna, che è un villaggio di piscine naturali, e facciamo tutto il giorno in polleggio il bagno e tutto, e la sera dalle 19:30 vicino alla piscina centrale si balla tutti i balli di Energy. Fino a che ora? Siamo lì fino a notte, fino a mezzanotte, vieni? No, ma sabato te lavori qua. Appunto, dopo quando avete finito venite qua. Dopo andiamo avanti fino alle 5-6 di mattina. E con un altro panino oltretutto, perfetto. Anche. Ma... sabato ho tre DJ qua. No, parliamo anche dal venerdì, comincia dal venerdì, che il venerdì è una festa grossa. Chi c'è venerdì qua? Allora, questo era il parlare del signore indiano che l'ha fatto entrare nella riserva. Arriva anche Daria col paninozzo, no, con la B, un'altra. Grazie Daria. Prego, questo per lei. No, pure, ma ce l'ho qui, ma che sì, cari... ma questo è col sambuco, è più buona. Col sambuco. È cosa sambucata. Vuol dire col sambuco? Ha fatto lei lo sciroppo di sambuco. Sambuco con i fiori di sambuco. Ma che meraviglia! Alla vostra, signori, vai avanti, prosegui. Viva, cos'è che dice Ottone? Noi siamo a dieta. La Kinder ci tiene d'occhio. La Kinder è una ragazza del loro gruppo che si chiama Barbara, che è nutrizionista. Amore, pensavo che aveste fatto un contratto con la Kinder, che mangiavate troppa cioccolata, figurati. Ne so, madonna che buona. Cioè, questa acqua qui dentro c'è lo sciroppo fatto col sambuco.
No, sciroppo di sambuco che ha fatto lei. Buonissimo. Daria, meraviglioso. Ragazzi, dovete venire a Country Road qua. Anche a ballare, ma venite direttamente dalla mattina, non c'è roba che c'è da fare, scusa. Dopo la sera fate tutto. Vai, raccontami sto venerdì adesso che hai la bocca vuota. Venerdì, cosa c'è? Ah, sì. Ma come, cosa c'è? C'è Cowboy Ride! E salutiamo Giallutix, ma salutiamo anche... Italian tutti. Country Family! Prendi così, di contropiede. DJ Loris, Marilu, che vengono qua sicuri. Hanno detto che stanno organizzando 7 pullman perché sono in 380. Non lo so. Fanno i numeri da poveretti. Ma cioè, Loris è in fase di dichiarazione dei redditi, avrai i capelli dritti? In pratica noi al venerdì, ogni altro venerdì, nel periodo autunnale, inverno e un po' di prima, è Cowboy Ride. D'estate invece dipende dalle serate, a volte facciamo... due venerdì pausa, il terzo venerdì magari due venerdì consecutivi facciamo il Cowboy Ride. Cowboy Ride è quella serata dove si ascolta tutta la musica legata un po' di più alla tradizione e dedicata a, per chi vuole ballare, al two-step e ai balli di coppia. Line dance, sì, ne abbiamo fatta finora 6 di numero in 3 edizioni. Nelle ultime tre edizioni. Beh sì, vabbè, no, però è una serata dedicata, ci sta, insomma. A quella che è la musica più melodica, perciò meno portata a quello che è la line dance. Non sempre, per tutti, per me sì. E perciò chi viene qua? Vengono qua cowboy, vengono qua persone che lavorano con i cavalli, perché molte volte i cowboy con quelli che ballano non vanno molto d'accordo. C'è chi fa entrambe le cose, però... perché si vive l'ambiente in una maniera un po' diversa. Mentre col Cowboy Ride, con il tipo di musica, arrivano molti più cowboy, arrivano perciò anche molti più alcolizzati, quelli come me che stanno davanti al bancone. Salutiamo Giallutix. Whisky. Lui ha capito. Dopodiché c'è il fuoco, perché il fuoco per me è una cosa che non dovrebbe mancare mai. Quando c'è la possibilità, il fuoco, io mi perdo con lo sguardo nelle fiamme, assorto in quello che può passare. Allora, per chi volesse avere una testimonianza del fuoco, può guardare la nostra puntata, la numero 7, Country Voice in the Night numero 7, che abbiamo già pubblicato sul nostro canale YouTube ufficiale, che è Passesuoni Play Latina Country Live. L'ho pubblicata, è lì, perché la volta scorsa alle 3 di notte abbiamo avuto il coraggio di fare, intorno a questo meraviglioso fuoco, le salsicce, e ce le siamo anche mangiate per la signora Kinder che sta tenendo d'occhio Ottone degli Ulivi e la dottoressa Debbie. Saluto Carmela Troviso che si è collegata, vai. Sì, beh, poi ogni venerdì e sabato il fuoco c'è qui. E niente, perciò la serata ci sono queste persone un po' pazze, ci sono gli amanti del two-step che vengono, e sfortunatamente gli amanti del two-step ce ne sono, ma sono sparsi in tutta Italia e il venerdì non è una giornata che riesce a raggrupparli. Ci troviamo a fare delle serate magari in 7-8 persone, altre serate che siamo anche in 40-50. Vorrei che tu mi traducessi il viso di Giallutix, che ti ha fatto quel viso a 59 denti, cosa vorrà con dire? Con la bocca un po' storta così, perché si vede che è uno che ride un po' ubriaco. Secondo me, quando mi hanno parlato di bere, è stato il primo ad arrivare, vai. È anche il mio fornitore ufficiale di Fireball. Perché c'ha un posto vicino dove riesce a procurarlo. Sì, sì, ma no, ma continuiamo a parlare di queste cose che ci mettono direttamente in galera. Vi ricordo che non siamo più in diretta notturna, ma siamo in diretta giornaliera e ci vedono tutti. Carmela, infatti, ci chiede cosa siete qui. Tranquilli, qua dentro è tutto tabacco. C'è le foglie delle rose, perché la Daria qui coltiva le rose e lui se le fuma, le foglie. Volevo dire che siamo in diretta qui adesso, in questo momento, perché in realtà questa notte, che doveva essere da mezzanotte alle 2, abbiamo sforato abbondantemente perché siamo oltre di ben 10 minuti del nostro orario. Igor è a Pordenone a fare un corso e quindi abbiamo anticipato la puntata, si chiama infatti Country Voice Before Night, però l'ho registrata, per cui stanotte comunque questa registrazione partirà e coprirà l'orario solito. Ma già che c'eravamo, abbiamo anche provato. Devo dire che è stato un riscontro positivissimo, perché siete davvero tantissimi. Ricordo a tutti quelli che sono collegati su Facebook che in realtà siamo in diretta sul nostro sito in streaming, per cui su Facebook vedete davvero ben poco, i video, il numero di telefono e tutto il resto è sul nostro sito ufficiale. Se andate su
www.countrylivetv.it. Siamo in diretta streaming, così aperta a tutti, non siete obbligati ad iscrivervi a nessun social e ci vedete, è gratuito e via. Vi ricordo che c'è anche il numero di telefono sul quale potete mandare le domande, le vostre domande a Igor Pasin. Ok. DJ da bancone presente. ma lo so, mi avete preso in causa sul bere. No, ma secondo te di che ti dispiace? Anche perché nelle feste dove va manda i video in diretta, e i video in diretta di Gianluca è là che sta facendo il brindisi, che beve Gianluca, beve. Allora potremmo no, attenzione, è una cosa positiva, nel senso che io con no, lui farò. Io sono astemio. Te sei astigmatico, sì. Non sei astemio. Allora volevo dire che faremo un corso con Gianluca su che cosa va bevuto su determinate canzoni. Questo è un corso che dobbiamo implementare da un anno, che ne parlo, prima o poi lo faremo, ma da questo momento in poi credo che ufficialmente Gianluca farò anche il corso non soltanto di quello che si beve, ma anche dentro dove si beve, perché in ogni foto, hai ragione, che pubblica ha un bicchiere diverso, quindi secondo me in base a quello che beve ci vuole il bicchiere suo. E là ci vogliono 3-4 puntate. No, ma con Gianluca secondo me anche di più, ma ha detto che c'ha il cofano dell'auto pieno di tutti i... Anche perché mentre lo spieghi è anche giusto far vedere che assaporiamo. Cioè, lo dobbiamo fare una notte, che lo facciamo dalla mattina alla sera, vi tengo qui, Daria li tieni qui a dormire, perché sennò questi chissà che palloncino gli fanno, gli fanno il palloncione, gli fanno il campeggio. Io continuo a salutare tutti che sono qui collegati con noi, non so più dove devo guardare perché siete tanti. Allora, noi siamo a 2 ore e 12 e 13 minuti, vuoi, devi rispondere a chi ti ha chiesto qualche cosa, vuoi chiudere qui, cosa vuoi fare? Magari la teniamo per la prossima volta. Che cosa, vai? Giuliano da San Donà, penso sia San Donà di Piave. Cosa si intende per old line dance o tradizionale, o in pratica riguardante lo stile di balli? Quando vediamo nelle pubblicità serata old, serata tradizionale, allora siccome ci sono varie interpretazioni di vari gruppi in base anche all'esperienza delle persone, vediamo di fare un po' di chiarezza. La prossima puntata risponderemo a questa però domanda. Io non ho sentito anche la risposta di com'era il country negli anni 90, perché tu ci hai parlato delle vacanze, ma in realtà non ci hai detto se è cambiato molto, perché dove sei stato tu giustamente hai visto two step. Ma non questa è Giorgia. Appunto, che dico, Giorgia, ragazzi, qua delle domande arrivano, ma Giorgia da Pisa non siamo in grado di rispondere. Com'era, non c'era il country degli anni 90? Negli anni 90 Igor non c'era. Nemmeno io. Ero diverso. Neanche la Daria. Allora, anni 90. Come ho detto, io ho iniziato in quegli anni. Ho iniziato nell'88 con la musica. Nell'89 ho visto i primi balli. Ci ho messo un anno e mezzo, due, per imparare il two-step, perché ero scoordinato, non sentivo il tempo, tutti i problemi di questo mondo. La country all'epoca era principalmente two-step. Le line dance erano molto poche, erano 4-5 line dance che si facevano in serata, e le si facevano con più canzoni, perciò lo stesso reggae cowboy che ho nominato prima lo facevamo 5 volte nella sera, il tush push lo facevamo 3 volte perché eravamo in pochi a ballarlo, perché era difficilissimo all'epoca, era, anzi neanche io all'inizio lo ballavo, era troppo difficile. C'era il ballo, lo chiamano il vergognino, lo chiamano ho una marea di nomi sto ballo, che è Chopper Road sulla canzone fatta da Steve Earle. Ha avuto anche delle trasformazioni questo ballo nel tempo, era uno di quelli che andavano in voga all'epoca. Nel 91-92 è arrivato Eki Breaky Heart come ballo, poi l'Electric Light, che si chiamava Electro Boogie, perché l'Electric Light è un ballo funky fatto su musica funky. L'hanno ripreso con musica country, con uno stile country, e si chiamava Electro Boogie. Gli hanno dato una definizione diversa proprio per differenziarlo dall'altro. Poi c'erano altri balli, c'era il Bubba, c'era il Joke, c'era altri balli che non avevano un nome, non erano riconosciuti come nome, ma venivano collegati alla canzone che principalmente lo si collegava. Perciò con quella canzone si ballava quel ballo prendeva il nome del titolo della canzone, quel ballo lo si faceva con altre canzoni, però rimaneva col titolo della canzone originale. Lo stile era per lo più
statico, era molto rigido, i passi erano lenti, non c'era grande velocità. Lo stesso Tush Push si faceva con la canzone che non era prettamente country, era Wild Wild West, il titolo della canzone, non mi ricordo l'autore. Ci stiamo girando perché c'è Daria qui con noi, Daria Vitalba, che tutti conoscete, è una delle colonne portanti del Country Road. E lo si faceva anche con altre canzoni, ma la velocità era comunque molto molto contenuta. Ad oggi lo facciamo in maniera molto più veloce. Ed erano tutti movimenti solo di gambe, la parte alta era in molti casi completamente ferma. Pensate, sono stato io l'unico che aveva messo all'epoca un po' di movimento di busto, perché prima era veramente solo piedi, no, rigido, proprio sembrava il famoso palo, era molto molto rigido. Così non viene dall'irlandese, dalla danza irlandese? Sì, io sono stata in l'irlandese Irlanda. Ha una rigidità di busto e ha un movimento verticale. Quello che si faceva all'epoca era una rigidità di busto, ma non aveva il movimento verticale. Ok. Negli anni 90 è arrivato una compagnia di ragazzi dall'Ohio e dall'Arizona che muovevano anche un po' il busto, muovevano il busto nel senso che era ammorbidito, non era rigido come lo si utilizzava. E perciò le mani comunque erano sempre ferme, tutte e due nella cintura per gli uomini, una nella cintura e una messa in questo modo con un po' di movimento, questo era il massimo per le donne. Della mano per la donna. Nel 94-95 è iniziato tutte e due le mani libere per le donne. Ah! Ok. E una mano libera per l'uomo. Questo era un po' lo stile. E, perciò passi lenti erano molto battuti. C'erano molti stomp, c'era molta energia su quello che era la pesantezza del passo ed era molto grezzo come ballo, non aveva una definizione, un regolamento, era una cosa nata libera e portata avanti senza nessuna impostazione. Libera. Poi si è evoluta e ha avuto le sue evoluzioni, tutto quello che conosciamo ad oggi di quello che era il ballo country. Comunque questa era per me la line dance originale, perciò lenta, molto battuta, molto compatta, passi piccoli, pesanti, e con una rigidità abbastanza importante sulla parte superiore del corpo. Il country era così. Nel 97 è iniziato ad esserci anche un altro tipo di country, che è arrivato un po' dal circuito delle scuole di ballo, che erano collegate alla UCWDC, che l'avevo già spiegato tempo dietro in qualche altra trasmissione, quell'associazione che è nata per riconoscere il country a livello del CIO, perciò a livello del Comitato Olimpico Internazionale, nato in America, nella costa est, mi sembra nell'82. No. Nell'82 è stato riconosciuto il country. L'associazione dovrebbe essere nata qualche anno dopo e ha portato avanti un genere di country sviluppato da maestri di ballo di altri generi. Perciò è quello che ci troviamo ad oggi, un country un po' più commerciale, un po' più influenzato da altri stili. Parliamo di una cosa che è sempre nata in America, perciò costa est in questo caso, più legata alla parte di influenza di altri stili. E comunque anche per quanto riguarda gli anni 90 c'era la differenza di chi ballava la line dance o il two-step tra il Texas, tra l'Arizona, tra l'Ohio, tra il New Mexico, c'era comunque una differenza di stile, di portamento e quant'altro. Non molta, ma c'era. E così abbiamo risposto alla domanda di Giorgia, direi esemplificativa al massimo, esplicativa al massimo. Okay. Allora, magari lo approfondiremo alla prossima puntata rispondendo alla domanda di Giuliano.
Ok, poi ovviamente anche le altre domande che sono pervenute dal numero di telefono. Ricordo ai ragazzi di Facebook che questa è una diretta un po' fittizia, perché in realtà siamo in diretta streaming sul nostro canale ufficiale, che è www.countrylivetv.it. È il primo canale streaming ufficiale in Italia di country video, perché ci sono tantissime radio, che saluto tutte, che sono amiche del country, però questo è proprio il primo canale ufficiale video. Peraltro abbiamo anche due trasmissioni in TV, nella TV tradizionale, una Video Brescia per tutti gli amici della Lombardia sul canale 273 la domenica dalle ore 19:30, e presto implementeremo quella su Prima Antenna TV, quindi ci sarà la copertura in TV su canale 14 anche per tutti gli amici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Ci stiamo allargando. Leggi Marilu ti chiedeva: definire il modo di ballare di quegli anni con il termine che usano ora, catalano, per quanto riguarda l'impostazione, e anche alcune coreo come Cowboy Up, 8 Second, erano già allora molto, scusate che allargo, molto catalane. Sì. Allora, Cowboy Up è nata circa alla fine degli anni 90, 2000 mi sembra, e 8 Second Ride era il 2003-2004 di Barry Amato come coreografo. Io sono più che d'accordo, perché lo stile catalano per me è quello che mantiene le basi di quello che era il country, la country dance originale, quello che è venuto fuori, ha mantenuto le stesse basi, le stesse caratteristiche, e ha avuto la sua evoluzione nella velocità, nella parte saltata, perché è stata adattata a quello che era una richiesta di miglioramento di quello che è stato lo stile. E, perciò abbiamo uno stile di ballo più difficile logicamente, però che mantiene le stesse caratteristiche che c'erano negli anni 90, come muscolatura, come impostazione, come equilibrio e come tutta una serie di cose che è un po' difficile da spiegare. Sono tanti. Quando sono faccio tanti. I vari corsi per i maestri, per chi vuole appunto avere una nozione in più di cultura, vado a fare anche tutti gli esempi e vado a fare degli esercizi dove si va a spiegare tutte queste differenze, facendo vedere anche dove sono nati gli altri stili, perché sono nati, quando sono nati, chi li ha fatti nascere, e tutta una serie di cose che in giro tengono un po' più nascosto, solo per poter garantire che quello che viene proposto è il country originale. Vi assicuro che tutti sono country. Quelli più legati alla cultura è una cosa, quelli più legati a una struttura che ha avuto influenze di altri generi è un'altra. Chiaro, tutto. Allora ragazzi, noi siamo a quota 2 ore 23 di trasmissione. Ciao! Ciao! Devo andare via a cavallo adesso! Ciao. Allora, io ricordo No, non vado via a cavallo. Finché non mi compro il cavallo non ritorno sopra, è già passato qualche anno. Ecco, perfetto. Però tra un po' arriva. Tra un po' arriva anche il cavallo, preparatevi. Marilu Loris, esatto, sono d'accordo con te, il catalano è un'evoluzione dell'origine che ha mantenuto molte caratteristiche appunto originali. Sì, 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 sì. L'ho sempre detto. Siamo d'accordo su anzi, ad oggi il catalano è diventato una moda, il catalano che è venuto fuori, che si chiamava country nel 2007-2008, che è quello che attraverso YouTube si è fatto conoscere, fino al 2012 era una cosa, ed era quello che ha mantenuto la musica e determinate caratteristiche. Ad oggi il catalano, con la scusa che è diventato di moda, alla portata di tutti, per avere più immagine, per avere più seguito, per avere tutto quello che vuoi, ha avuto una trasformazione che sta cambiando la musica, sta cambiando il genere, lo stile, la base originale dei passi. Anzi, l'ho già cambiata, per quello che io uso ancora la parola Catalan Style, perché è quello che comunque ha creato quell'idea di diversità dalla line dance moderna. Però sto anche cercando di eliminare, sostituendolo con altri vocaboli, io lo chiamo honky tonk, perché appunto riguarda come vocabolo un collegamento più stretto con il Texas, l'Arizona, quegli stati del sud-ovest dell'America, degli USA. Perciò anche lì c'è da poter lavorare, farsi un'idea di quello che ad oggi ci si trova davanti.
Poi sarebbe bello una volta riuscire a fare anche una puntata dove ci sia Loris anche, che possa dire anche la sua, perché da DJ, perché qui chi parla giustamente è Marilu, alla quale mando un bacio. Non sì, perché Loris, Loris non scrive. Ah, Loris non scrive. Non scrive. Ma l'ho visto scrivere. E quando scrive alla fine dice Loris. Sì, comunque Marilu è quella che parla un po' di più di ballo. Eh sì, è quella che se ne intende, insomma, diciamo la verità. Esatto. E che se venite qui al Country Road venerdì sera troverete, perché saranno qui come Italian Country Family, sia Marilu Teseo che Loris DJ. Insieme a Gian Lutix, yes, e a Madman. A Mappete, che quartetto! Allora, poi sabato invece tutti al Villaggio della Salute Più a fare il bagno e la sera a ballare i balli di Energy 2018. Finito là, tutti qua perché c'è l'altra serata. Insomma, prendete un pullman in affitto perché qua, mi raccomando, fate prima il contratto dei chilometri, non fate come Igor. Perché qua buttare giù dei camion per le scarpate è un po' faticoso, cioè, qua ci prendono, non siamo in America. Allora, signori, grazie a Daria. Grazie a Daria per questi meravigliosi panini che adesso io finirò, perché vabbè, e a questa meravigliosa acqua Sambuco dovete venirla a bere perché è buonissima. E grazie a tutti voi che siete stati con noi, sia i ragazzi che ci hanno seguito su Facebook, ma soprattutto i ragazzi che ci hanno seguito sul nostro canale. Loris è a lavorare, se no come mi mantiene? Grande Marilu, è giusto, anch'io la Barbara che lavora. Grande donna Barbara, grande donna Marilu. Allora volevo dire grazie a tutti i ragazzi che invece ci hanno seguito sul nostro canale ufficiale streaming. Vi ricordo che la puntata è stata registrata, quindi stanotte come di consueto partirà da mezzanotte fino al suo proseguire, e comunque le trovate tutte poi dopo sul nostro canale ufficiale YouTube, che è un nome molto lungo, lo so, ma è Passi e Suoni, Playa Latina, Country Live, perché sono le tre web TV tematiche dedicate al mondo della musica e del ballo che gestisco. E quindi lì ci sono tutte le puntate, non solo di Country Voice in the Night, di Country Live, ma ci sono anche quelle giustamente delle altre trasmissioni che organizzo. Quindi grazie a tutti. Grazie a te Tiziana. Grazie a me. Grazie Igor. È un peccato davvero lasciarvi andare perché è un pomeriggio meraviglioso qui con questa freschezza che c'è, questa frescura grigi che c'è qui. Vanno a vedere i cavalli e i bambini che erano qui con noi. Sono arrivati anche i maiali. No. Belli, che noi nutriremo per un paio di mesi con cose buone, genuine. Dopodiché, diciamo noi. Dopodiché polpetta in bocca, carota nel culo, eh? No. Scusate. Sì, sì. Davvero? Sì, sì. Cioè, cacchio, mangiare genuino. Purrene. Vabbè, allora signori, grazie. Se volete rivedere la puntata stanotte in streaming, in diretta, molto country qua. Da mezzanotte, o se no ci vediamo martedì prossimo. Se Igor ha degli altri impegni, martedì cercheremo di essere sempre in questa fascia qui del pranzo, che vedo che è seguitissima. Ciao Debbie, ciao a tuo marito Massimo, ciao Gianlutix, ciao a tutti i ragazzi che ci hanno seguito. Adesso siete tanti, non riesco a salutarvi tutti. E che dire, ci vediamo alla prossima. Ciao. Bacione. Ciao, buon corso questa sera. Grazie ragazzi. I hear the train coming, it's rolling round the bend, and I just see the signs, I don't know when, but I'm such a fool for reason, and time keeps dragging on, dragging on. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy. I never play with them, but I shot him down in the door just to watch him die. But the train keeps rolling, and that would make me cry. Was right.